Buonasera, ben ritrovati. Vi abbiamo lasciato oggi pomeriggio con le parole dell'allenatore della Juventus e di Rino Gattuso. Vi ritroviamo questa sera perché, vedete, già il titolo che ha selezionato Greta Beccaglia, VAR o non VAR, è innegabile che questa giornata, pur se monca, per le ragioni di cui abbiamo già parlato e che condividiamo completamente, ha riportato alla luce l'utilizzo di questa strumentazione fatto dagli arbitri in modo quantomeno discutibile. Ne parleremo questa sera con Angelo Pollina. Ciao Angelo, ben ritrovato. Ciao Giorgio, buonasera a tutti. Riccardo Gambelli, ciao. Buonasera Riccardino. A tutti. Eccolo qui, ciao Riccardo. Reduce da imprese giornalistico-sportive di cui poi parleremo. E Michel Isler, ciao Michel, ben ritrovato. Ciao Giorgio, buonasera a tutti. Siamo orfani stasera di Lucia Petraroli impegnata in altre faccende, ma abbiamo sempre Greta Beccaglia al comando della nave Mail e News. Ciao Greta. Ciao Giorgio, come sempre per interagire con noi a tutto col @toscanatv.com o tramite sms e whatsapp al 342 19 71 871. Allora, apro subito una piccola parentesi, giusto per far contento Angelo Pollina, che stravede per questo signore strano, che si chiama Paolo Sosa, gli faremo seguire Paris Saint-Germain-Bordeaux. Così per l'ennesima volta vedi che sciroccata piglia il tuo allenatore. Vedremo se prende la sciroccata, ma sicuramente vedo giocare al calcio moderno, intelligente, giocare al calcio, con una squadra di ragazzi che tirerà la testa a Paris Saint-Germain. Perché allora, l'unico vero... Però lo poni di fronte contro il Paris Saint-Germain, che vuoi che faccia il Bordeaux? No, lui sostiene che vince. Cosa che faccia? Comunque una squadra di ragazzi doveva retrocedere. Una squadra di se vince stasera e va quinto in classifica, qualificato, pensa te che allenatore è questo. Ma, vabbè, io... È uno dei pochi allenatori veri, capisci? Concordi con la scelta del popolo fiorentino che lo ha eletto come miglior allenatore degli ultimi 10 anni? Ma lui lo fa. Negli ultimi dieci anni, dove si arriva poi? Un sondaggio di Fiorentina.it di fine anno ha dato come esito del... Sicuramente meglio Prandelli. E poi Paolo Sosa, mettiamoci d'accordo. Meglio Prandelli per te. Il sondaggio. I tifosi della Fiorentina che capiscono di calcio. Sì, io ti dico, Paolo Sosa bene. Migliore del decennio. Il famoso girone d'andata del primo anno di Paolo Sosa, siamo tutti d'accordo. Siamo arrivati a un livello che purtroppo non abbiamo nemmeno sfiorato. Che tutta l'Europa veniva a vedere. Si cantava anche, è stata usata la capolista, mi ricordo. Quindi è veramente... Pensate tu, era divertente, questo te lo riconosco. Però poi Paolo Sosa ha sommato una serie di errori anche extra calcistici, se vogliamo. Bene, questo è un'altra. Però aggiungi Michel, che quindi... gli hanno comprato 4 giocatori e 4 rotte. No, è per forza. Quello fu. Quando si parla di motivi extra calcistici. Ah, questi sono. C'era. Non ti riferivi sono a anche la scarsa simpatia di questo personaggio che si è dimostrato a lungo andare, insomma. Ma mica poi c'era questa richiesta alla società che in quel momento, colpevolmente, perché in quel momento avevi l'opportunità di avere di fare quantomeno arrivare nei primi 3 o 4. Ma di sicuro, in post Champions c'era invece e poi non solo. Ti guarda, Tino Costa, Beluan, Benaluan, Benaluan, Tino Costa. Ma come si fa a prendere giocatori tutte e 4 rotte? Esatto, ma se è sentito, preso in giro. La proprietà aveva già tirato i remi in barca e quindi vedeva un terribile rischio quello di fare un campionato di alto livello. Ti riconosco la tua onestà intellettuale, dire che hai visto giocare al calcio gli ultimi 10 anni uno dei migliori. Quello lì, quel girone lì, però ci siamo fermati lì. Ma se non c'è giocatore ti fermi, perché per fare il calcio ci vuole. Però poi dopo, anche l'anno successivo, ha fatto dei casini che un allenatore di una squadra di Serie A non dovrebbe creare. Allora, mi dici, Mish, se la partita di ieri... Parlo di Fiorentina-Milan ovviamente, secondo tu eri allo stadio, quindi l'hai seguita e hai avuto la possibilità di vedere in presa diretta e poi di rimasticare la partita. Certo. È stata... il risultato è figlio del VAR? Il risultato? Ma credo che il VAR, tutto sommato, poi si entrerà in dissenso sicuramente. Però mi sembra sono che pronti, il VAR, per dire l'organo arbitrale, abbia suddiviso un po' le responsabilità negli errori. Io personalmente su un episodio che è quello del rigore per la Fiorentina continuo ad avere dei dubbi, non me li sono fugati vedendo 10.000 volte. Continuo ad avere dei dubbi nel senso che non sei convinto che secondo sia... Secondo me Romagnoli, che è in ritardo perché ci mette una vita a mettersi in movimento su quel pallone,
e quindi Cutrone lo scavalca, lo supera. A quel punto Romagnoli allunga la gamba, sfiora il pallone, ma piglia anche la gamba di Cutrone che casca per terra. Quindi secondo me ci stava, non era un grosso errore. Detto questo, quindi secondo me il rigore ci poteva stare, anche se ammetto che, insomma, vista la complicazione che creano adesso le regole di questo gioco, ci sono poi reazioni eccessive come quella di Maldini, che stimo tanto, ma che ieri, perché va bene, vai, recrimina per le cose che non ti hanno dato, che ritieni che non ti sono state date, però allora mi devi anche ricordare che sul gol del Milan nasce tutto da un fallo sul Castrovilli a centrocampo di Conti, dove il gioco doveva essere fermato. Invece questo purtroppo dalle fonti rossonere non l'ho sentito. Comunque, al di là di questo dell'arbitro, l'1-1 di ieri è figlio del VAR? No, perché poi alla fine il risultato è quello. Io ti dico questo, avevo detto... Non ti dice giusto, dice quello. Ti avevo detto la settimana scorsa... Se tu l'avessi chiesto, Juventus Fiorentina è giusto, Fiorentina, dice no, non è giusto. Se la Fiorentina avesse giocato come ha giocato contro l'Atalanta, sì, col Milan sarebbe stata sconfitta alla grande. La Fiorentina ieri per 70 minuti ha giocato male, e la colpa è del Milan che non ha concretizzato, perché il Milan... Cioè il Milan che ha fatto giocare male la Fiorentina? Non lo so, la Fiorentina ha giocato male, il Milan è stato più forte, ma non ha concretizzato e quindi poi è stato giustamente punito, perché il Milan è crollato, non si sa perché e per come, al 70esimo. Per 20 minuti la Fiorentina ha fatto una partita del tutto 10 diversa. 10 contro 11. In 10 contro 11, fra l'altro, per l'espulsione di Dabbe. Posso? Quindi, ora, prima entri il signor sommessamente. Io ti dico che questa è una squadra, mi devi lasciare dire solo questo. Dilla. Che se riesce a migliorare il suo problema atavico, che è quello di creare gioco, perché questa è una squadra che fa una fatica cane. Ieri il Milan al centrocampo ti ha surclassato nei primi 70 minuti. E nel finale, se vai a vedere... È un punto guadagnato per la Fiorentina ieri sera. Non i due punti persi vista la pochezza di questo Milan? Il Milan ieri ha avuto la colpa clamorosa di non sfruttare questi primi 70 minuti che sono stati a suo vantaggio. Oggi il Genoa ha perso con la Lazio, fra l'altro un Genoa tutt'altro è morto. Quindi con rigore non dato sul 2-1 al Genoa è enorme. Ha maggior ragione. Quindi è un Genoa che io non la vedo fra le squadre che retrocedono. No, questo per dire, la Fiorentina deve comunque arrivare a 40 punti. Non ritornare ancora con questa storia. No, io invece ritorno. In maniera più assoluta. Guardatela la classifica. Sì, c'hai 7 punti di vantaggio sul Genoa. C'hai 7 punti di vantaggio sul Genoa, però insomma... Guarda qua, 29... L'Udinese ha giocato e ferma 27, deve giocare il Torino. Ascolta. Il Lecce ha perso, rimane a 25, deve giocare la Samp. Guarda che cosa ti offre la Fiorentina in questo momento. Brescia e Spal sono andate. Brescia e Spal sono andate. Sotto, questo è chiaro. Sotto il profilo del gioco, la Fiorentina non ti offre granché. Fino a questo. L'hai visto con l'Atalanta, anche a Genova stessa, alla fine del primo tempo. C'eri anche Sampdoria. Te qui, l'abbiamo detto, a Sampdoria. 3-0, benissimo, però nemmeno un tiro in porta. Due rigori. Facciamo, e uno torniamo sul VAR o parliamo della prima? No, vai, bar, no, prego, vadi, allora, signor sommessamente. Siccome sono Messi, faccio questa premessa, che io faccio una battaglia. Riccardo, tienilo tranquillo. Una battaglia dove dico da sempre, guardate, penso che noi dobbiamo educare la gente, penso che noi non dobbiamo far passare, che qua sta passando il concetto che anche gente così che passa, che scrive, che dice, tutti ormai sono diventati arbitri, tutti sono diventati allenatori, non è così. Il gioco di calcio prevede l'arbitro, il regolamento che a me non piace, ma questo è. Ho detto che quando era nato il VAR le battute l'avevano fatto per penalizzare la Juventus, ma ho anche detto allora, se ti ricordi veramente, guardate che non funzionerà così, perché siccome la Juve gioca sempre in attacco, prima o poi se metti il VAR saremo favoriti un'altra volta, perché il VAR, il gioco di calcio, non è che il VAR... Hai notato che ha detto un'altra volta, sì, certo, ma un'altra volta. Lo dico per tranquillizzare. Che noi, i rigori, questa roba, te li danno se tu giochi in attacco, se tu non vai in porta, caro Giorgio, l'ha detto prima, i rigori non te lo daranno mai, perché se giochi sempre in difesa, tu rigori a favore non ce l'avrai mai. Allora che la Lazio.
Se, beh certo, se tu giochi, tu giochi nell'area di quegli altri, prima o poi è la statistica che ti cava. Detto questo, voglio tornare un attimino sugli altri. O noi smettiamo, una volta per tutte, di parlare degli altri. Guardate che ieri e oggi gli altri ne hanno combinati tutti i colori, ma di tutti i colori. Potrei fare 10.000 esempi, ma con serenità. Faccio l'esempio della Juventus, che con la spalla l'arbitro non vede l'arbitro, non vede il rigore. Il VAR dice, ma vai a rivederlo un attimo. Non è mai rigore tutta la vita. No, è sempre rigore. No, non mai rigore tutta la vita. Dentro la Juve è sempre rigore. Ah, sì, quello di ieri sera è sempre rigore. Ok, va bene, ti passo questa battuta. L'arbitro cosa va? Va là e c'è il monitor buio. Guarda, queste allora, sono le nostre fotografie. Sì, al monitor buio l'arbitro fa una figura, piccinino, cascina due volte, perché hai preso una decisione che non è rigore. E è giusto. Il VAR ti chiama. Il momento non te lo fa vedere, dice, sto sulla mia decisione. Ma nel momento che non lo vedi, e quella della radiolina telecomandata dice, no, sai che c'è, tu sei un bischero, devi dare rigore, perché così ieri. Ma lo capite che se questa Ma quelli del VAR li funzionava e non c'è. Cioè, funzionava, a un certo punto gli funzionava prima. No, scusatemi, è un elemento decisivo. Con l'aggravante che l'ultima parola aspetta all'arbitro. Dice il regolamento. Ma il monitor funzionava o no? Quello del VAR. Quello del VAR su sì. No. Lui dice sì, se dici no. Posso? Gli funzionava nel momento che c'era la partita, poi gli è scomparso anche a loro e loro lo si ricordavano all'arbitro, hanno detto per noi abbiamo visto questa cosa. L'arbitro, se dici questa cosa è grave, no, io non la so, così io so che non scusa Giorgio, oggi l'ho visto, sono tutti sì, sono andato a controllarmela. Sì, non è che sì, vabbè, io dico quello che c'è. Sì, allora noi abbiamo visto quello che abbiamo visto, che il monitor era buio, ma sì, è quello in campo, è già quello, ma quello su. Ma già quello dovrebbe darti, io dico questa roba, l'ho fatta per esempio, tanto le cose non sono cambiate uguali, la Juve ha vinto uguale. Il problema è, mi chiedo, se la questione fosse stata all'incontrario a favore della Juve, si sarebbe scatenato. Questo perché l'ha detto Sarri. No, lo dico con calma. Guarda, Michele, si sarebbe scatenato il finimondo. Vediamo la partita di Firenze. Però posso dire una cosa. Io non so se si vedeva sopra o sotto, non so. L'ultima parola spetta all'arbitro. Sì. Quindi l'arbitro, se lui non riesce a vedere le immagini, benissimo, l'arbitro il rigore non lo può l'ha dato con l'occhi d'occhio, smentendosi, facendo una figura cacina. Ma arrivo al dunque. Non voglio analizzare la partita ieri di Firenze, perché una partita normale di calcio, cioè il gol di Ibrahimovic lo do tutta la vita, perché gli batte la palla, perché gli batte la palla? Ma è la regola. No, Michel, ora arrivo a te. La regola. Ora ci arrivo, perché la regola non ti può andare bene quando va bene a te e quando non ti va bene la regola. Allora ci arrivo. Il rigore sulla Fiorentina, che ha giocato al calcio, Giorgio, con onestà, al di là che ormai non cambia le cose, non è rigore mai che ha giocato al calcio, perché io ti sposto la palla e tu rigore non lo prendi mai. L'arbitro l'ha dato? Benissimo, partita chiusa. Una cosa però dico all'amico qua, quell'altro, basta di lamentarvi con voi, dovete stare, oppure dovete andare in televisione, te lo dico io, commisso doveva andare in televisione, siccome lui non voleva essere aiutato, ma voleva le cose oneste, doveva andare in televisione e dire non lo voglio sto rigore perché non è onesto. Ma ecco, non c'era commisso allo stadio? Oh, lo dica telefonicamente, la mia naturalmente è una battuta. Cosa voglio dire con questo? E finisco, se non la smetto di parlare, io lo dico da tempo, degli arbitri, noi diamo anche la motivazione a gente che scrive, dice delle robe pazzesche, fa l'allenatore, vuole fare l'arbitro. Non è così, noi dobbiamo fare delle trasmissioni, penso noi con le altre televisioni, l'ho sentito anche sulle televisioni, come dire, sui grandi media, oggi fai i nomi. Anche su Sky questa roba, e dobbiamo smettere di fare questa roba sugli arbitri, perché se no il calcio è finito, perché noi mettiamo sotto pressione gli arbitri, che ora sono una confusione totale. Io ho visto anche gli arbitri di oggi, quello a Genova, ormai non sanno più cosa fare. Hanno paura anche a prendere decisioni, perché c'è una pressione che una serie di persone, non solo addetti ai lavori che facciamo le nostre trasmissioni, facciamo le opinioni, ma anche all'esterno, tutti ormai sono diventati grandi arbitri, e gli arbitri hanno così paura che sbagliano in continuazione. Lasciamolo in serenità. Mi meraviglia una persona come te, una persona che ha avuto ricoperto importanti incarichi anche a livello pubblico, a livello politico, però... che tu mi scivoli su una buccia di banana. E quale, perché scusa? La buccia di banana è che l'argomento arbitri è una parte fondamentale.
ma non ne usciamo del più, dibattito, del dialogo non intorno al mondo del calcio. Non ne usciamo più, Misceli, mettiamo una pressione addosso che questi ora sono... Un po' è colpa loro, sotto questo profilo, un po' è colpa loro. Sì, ma un po' anche la pressione che mettiamo addosso. Qual è il motivo per cui l'ultima parola la deve dire l'arbitro in campo e non il magari regolamento, oppure l'arbitro al VAR? Il regolamento, Misceli, noi facciamo... La discrezionalità. Allora abitiamo arbitri dall'alto della tribuna, ma chi vede meglio, quello in alto o l'arbitro in campo? Il regolamento dice che l'arbitro guarda il monitor, li fanno vedere e lui decide se dare il rigore o meno. Al di là, ma lui non l'ha visto, ma lui... è una regola giusta secondo te questa? Ma per me, se quello davanti al televisore vede meglio, ma in questo va non c'è niente di ma giusto. Abbiamo sempre detto che l'uso della televisione, del monitor, serve per diminuire gli errori, e in effetti questo ci sono stati tanti casi a Ferrara sono stati evitati degli errori. A Ferrara però... si è toccato il fondo. Ecco, fermo, basta. Perché hai detto una cosa importante. Fine. E sulla quale vi interrogo tutti e tre. Il comportamento di chi era la Penna? La Penna. Sì. La Penna a Ferrara ha monitor muto. Sì. Cioè non vedo io arbitro in campo. Non ho il supporto tecnologico che dovrei avere perché il monitor è morto. Oltretutto, scusami. Vai. L'arbitro in diretta gli dice continua, non è calcio di rigore, quindi lui non ha visto il rigore, questa è un'altra, lui si è fidato di quello e l'ha telefonato dall'assù. Ma aspetta, perché questo secondo me va letto in un certo modo, perché io sono l'arbitro, vado, non vedo le immagini perché il sistema non funziona, non ho neanche l'auricolare per cui devo prendere la radiolina, quindi sono 80.000 euro presi e buttati nel cesso ieri sera a Ferrara. Questo è quello che succede, questa è la fotografia. Domando, questo modo di fare di La Penna fa o non fa? Giurisprudenza, perché questo è vero. Lo vedremo. Non puoi vederlo perché ha ragione Riccardo Gambelli che dice il regolamento dice che l'ultima decisione spetta all'arbitro dopo aver visto le immagini. Esatto. Questo tizio ha cambiato opinione perché ha detto in battuta, no, via, poi si è fatto convincere a parole con la radiolina. Per forza no, Mich. Come se è andata così, come l'hai detto. Allora, da questo momento in poi, gli arbitri, è inutile? Ma sarebbe anche giusto che la decisione venga presa da chi vede meglio. Ah, ecco. Da chi vede meglio il fatto. Allora abitiamo dalla tribuna. Abitiamo dalla tribuna. Ma perché, il parere dell'arbitro in campo non ce deve ne mandiamo prevalere più il campo sul parere dell'arbitro che guarda al monitor? Posso che probabilmente ha una visione migliore rispetto a quella che ha l'arbitro sul campo, no? Guarda in faccia. Giorgio, io ti voglio dire questo con molta serenità. Ecco, no, dimmi la tua. Fa o non fa giurisprudenza questo comportamento? Certo. Quindi a questo punto l'arbitro non conta più nulla. Possiamo dirigere da sopra. Perché vedi, e questo soldi. Quando dicevo abbassiamo i tomi e lasciamoli fare, perché ormai siamo nel caos più totale, Giorgio, perché il calcio non può essere più gestito così. Cioè l'arbitro ormai in confusione. Ragazzi, hanno sbagliato loro, non abbiamo mica sbagliato noi. Ci arrivo, Giorgio. La pressione che tutte le domeniche dobbiamo parlare, l'arbitro di rigore, la gente che scrive, allora il tifoso, ehi, mi hanno rubato la partita. Non funziona. Ci campa così. Il mondo del calcio, Angelo, su queste discussioni. Cominciando da noi. Bisogna cominciare a ribaltare le cose, questa è la mia opinione naturalmente, ribaltare le cose che cosa? Bravo. Cominciare a dire alle squadre di calcio, tu Presidente, anziché lamentarti un mezzo rigore, comincia a dire io non ho una società, in generale parlo, non indico nessuno, non ho capacità perché ho comprato dei giocatori che valgono nulla, ho comprato gli attaccanti, una butta dentro, un centrocampista, perché bisognerebbe far così nell'onestà di calcio. Caro Giorgio, invece si nasconde i fallimenti propri delle società, di molte società, si nasconde dietro il VAR, perché questa è la verità. Questo te lo sottoscrivo, però è improbabile, è una chimera, Angelo, è un ragionamento bello il tuo, ma è una chimera assoluta. Che poi la cosa incredibile è che il primo anno di VAR le cose andarono abbastanza bene, perché poi è peggiorato in un modo disastroso, ora siamo a livelli disastrosi. Il fatto che deve essere mantenuta la discrezionalità. Se mi chiedi perché, non te lo so dire, ma deve essere mantenuta la discrezionalità. L'arbitro, in fondo, sul campo, alla fine deve decidere lui, anche a dispetto di un parere mi dà ragione a quello che ho detto prima. È così, che questo è il problema della discrezionalità, è un problema clamoroso
che si campa da secoli. Poi lascia stare, il rigore di Rugani ci poteva essere. Io non dico che non c'era, visto le immagini, sembrava che non c'era o non c'era. No. Però l'arbitro come ha fatto a decidere la penna che era rigore, ma quindi a cambiare idea senza aver visto le immagini. Cioè, ma perché gliel'ha detto quello? E allora è inutile che andiamo a vedere l'immagine. Sotto un profilo di logica, questo risponderebbe al concetto che dicevo prima. Cioè, deve decidere chi ha visto meglio, chi ha... Cioè, allora, se io dall'altro... Riccardo, non mettiamoli più in campo, lasciamoli... Se abita nella tribuna. Ma così, ma con questo sistema possiamo mettere anche... Nessuno? No. Neanche i giocatori robot. Si sono... Cioè, senza braccia. Sì, i giocatori senza braccia. Per esempio, possiamo costruire a tavolino. Questo è il sistema della follia, ora la dico, ora basta. Oh, basta. Della follia totale di prendere, chiudere tutte nei manicomi. E calcio per buttar via la chiave. Sì, il calcio è per poco. Purtroppo abbiamo allargato troppo le reti del calcio, ne parlano tutti troppo e stanno rovinando tutto. Perché il calcio non può essere gestito così. Ci sono delle regole che vanno rispettate, ma dobbiamo rispettare anche chi naturalmente ha un ruolo difficile come quello dell'arbitro. Un calcio moderno dove ci sono molti interessi, hanno messo anche la tecnologia, lasciamoli un po' sereni. Perché sennò gli arbitri. Veramente, Angelo. Alla fine, Giorgio, ma tu vedete le partite all'estero? Le vedete le partite all'estero? Comunque, no? Stiamo vedendo. Ma le partite all'estero rispetto agli alberi italiani, ci sono degli alberi che fanno ridere, però hanno una cultura un attimino diverso. Magari dicono qualcosa lì per lì e poi si chiude. Comunque, ritornando a Fiorentina Milan, il gol è da annullare, dal regolamento è da annullare. Quello è da annullare. Le regole IFAB ho letto. Insomma, regole nuove, hai detto bene, regole nuove. Qualsiasi tocco di mano che poi sfocia in un gol, sì, deve essere, il gol deve essere annullato. Ragazzi, così. È così. E lì c'è il tocco di mano. Intanto Cinzia e la sua famiglia di miei concittadini da Pisa ti salutano perché scusa, ti seguivano quando facevi bocca ai tifosi. Abbi pazienza, dite una cosa, vedi, io non mi voglio portare su questo. C'è il tocco di mano, va annullato. E allora perché oggi non ha dato il rigore a Genova? Che ne so. No, scusa, se dici questo, se tu fai un'affermazione. Hanno sbagliato a Genova. Se non tu hanno fai sbagliato. Questa affermazione. Come non hanno sbagliato? Allora, hanno o tu dici hanno sbagliato a Genova. Michel, è un caos. Perché non può dire? No, c'è il regolamento. Allora perché oggi non è andata a Genova? Perché hanno sbagliato l'arbitro. Hanno sbagliato a Genova. Allora, se tu mi dici che il regolamento, se la tocchi con la mano, il rigore, e gli devi dare il rigore a Genova, non è così. Ho capito, se non gliel'ha dato vuol dire l'arbitro. Ha sbagliato l'arbitro, non è così. Perché il regolamento dice questo, se l'arbitro di Genova non l'ha fatto, ha sbagliato l'arbitro come ha sbagliato quello di Ferrara. Non c'è dubbio. Perché gli arbitri sbagliano, tu li vorrai anche proteggere, saranno anche una razza in via di estinzione. Ma li proteggo perché gioco di calcio senza gli arbitri. Gli occhi neri come panda. Ma allora, senza gli arbitri, facciamo i giocatori robot, facciamo gli arbitri robot, giochiamo a calcio barilla. Va benissimo, possiamo cambiare il calcio, i giocatori non ci sono più, c'è a calcio barilla. Voi volete portare, o almeno una parte, a calcio barilla, il calcio non è fatto di calcio barilla. Io non voglio il VAR, quindi vedi un po' come posso fare. Sì, anche io sono sei ammirevole perché sono principi giustissimi che decide, però la realtà è tutto un'altra. Si è trasformato in Tommaso Moro. Utopismo. No, io la faccio, Giorgio, ti vorrei notare che lo faccio da te. Da sì. Come quando scrivono la Juve non vince mai in Europa, è la squadra che ha vinto tutto in Europa. Ma che la non... Champions ne ha vinte due, dice. Sì, ho capito, rispetto agli altri e alle voglie. Scusa. Facciamo ma lo dico una volta per tutte, lo voglio dire. Juve e la squadra insieme un'altra Europa che ha vinto tutte le competizioni, poi ha vinto meno Champions, pazienza, certo. Il torneo non si può essere i primi in tutto, ma quando uno scrive così e noi gli diamo spago, facciamo dei danni nella mente umana. Tu devi sapere che ci sono delle menti umane che non sono in grado di decidere, dicono delle robe che poi altri, cioè voglio dire, questo ruolo qua è pericoloso, dare spazio alla gente, è inutile stare a ripetere, la Juve, va bene, non ha vinto poche Champions, ha vinto in Europa l'unica squadra che ha vinto tutte le competizioni che c'era da vincere. Michel, ti interrogherò poi attraverso Greta su un'affermazione che è arrivata via messaggio, perché è una sottolineatura interessante. Andiamo però prima con la pubblicità, fermo lì, non ti muovere. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi... Il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. A
Ambulatori della Misericordia è il vostro centro di riferimento per visite mediche e certificazioni sportive. Grazie alla professionalità del nostro team di medici, un check-up completo rispettando i più elevati standard di qualità. Vieni a scoprire le agevolazioni che abbiamo riservato alla tua società sportiva presso la sede di Campi Bisenzio in via Montalvo 8 e nel nostro poliambulatorio presente a Parco Prati. Dopo una giornata di lavoro pulire da soli è impossibile. E perché scegliere noi di Lustrino Servizi? Perché puliamo meglio degli altri? No, pulire bene è scontato e tutte le imprese di pulizia lo promettono. Quindi chiamaci soltanto se vuoi un'impresa di pulizia ben organizzata che risponde rapidamente alle tue richieste e che è sempre presente. Ciao da Manuele di Lustrino Servizi. Vuoi rottamare la tua auto? Allora rivolgiti all'Autodemolizione Leporatti. Autodemolizione Leporatti, anche ritiro a domicilio del vostro mezzo. Rivendita ricambi usati, commercio metalli di recupero. Autodemolizione Leporatti ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001. Che aspetti? Vieni a trovarci, siamo in via Ceppeto 30 a Lamporecchio. Stanchi di cercare un parcheggio per il vostro shopping? Siete in ritardo per la cena in centro con gli amici? Niente paura! Parcheggiare al Serraglio è come essere già in centro! Parcheggio del Serraglio, 400 posti al coperto, moderno e sicuro, per auto, moto e bici, tariffa giornaliera a 6 euro, tariffa notturna a 1 euro, aperto 24 ore. Parcheggio al Serraglio, il tuo parcheggio in centro. Tutte qua, stavamo parlando di primi episodi del VAR, vero Riccardo? Il primo episodio il primo episodio VAR anti-Juve. Prima di campionato, Juventus-Cagliari, viene dato un calcio di un VAR un calcio di rigore per fallo di Alessandro, che sinceramente era calcio di rigore. E questo entra in azione il VAR e viene e danno il rigore. Il presidente Agnelli si alza. E tu eri allo stadio, io ero, sei ero testimone oculare. Ero testimone oculare. Andò dal presidente del Cagliari, non mi ricordo Giulini, come si chiama, e si è visto come funziona bene il VAR, visto? È ottimo. Ma c'era il rigore o no? Rigore c'era. Allora, ma per il rigore di Angelo, te però fai come si stava come moralmente giusti. Sì. Però poi alla fine sono sempre discussioni giuste. Come ti dicevo, tifosi di parti opposte, come ti dicevo, il primo anno andò abbastanza bene. Poi hanno cominciato a metterci le regolette, le regoline. Il problema è la discrezionalità, e ci siamo persi, Riccardo. Ci troppa siamo persi. Discrezionalità, ma perché? Un po' di commenti da casa riguardo a questo argomento. È fondamentale che le decisioni debbano essere prese dal VAR. L'arbitro deve essere un subalterno. Era rigore per la SPAL, come non era rigore quello per la Viola ieri. Il VAR è solo fumogeno. Poi tornando in campo, per Riccardo Gambelli, come abbiamo analizzato. Ti può tornare che la Fiorentina era povera di idee e con poco coraggio? Come ha giocato? Tu abbia visto la partita. No, no, se l'ho hai vista. Visto la partita. L'ho vista e registrata, dico la verità. No, l'importante è che tu l'abbia vista. No, l'ho vista. Vista registrata. Quindi l'ho vista oggi pomeriggio. Ti suggerisco nei primi 70 minuti totale assenza di idee. Sì, e poi nel secondo tempo allora, forza ha giocato la Fiorentina di più. In generale ha giocato incredibilmente meglio in 10 che in 11. Mm-hmm. E secondo me quando Chiesa ha giocato nella sua posizione con due punte davanti, la Fiorentina a questo punto è venuta fuori e poteva vincere, perché in fondo sarebbe ha stato salvato incredibile. Begovic. Sarebbe stato incredibile. Per 70 minuti non si è vista non la Fiorentina vista. E il Milan, è il difetto del Milan che crolla, si è visto anche nel derby, perché un grande primo tempo e anche stavolta il Milan è crollato e la Fiorentina
ripeto, ne ha approfittato incredibilmente in 10 contro 11 con le due punte, e Chiesa nella sua posizione naturale, secondo me Chiesa deve giocare in quella posizione. Mentre con i cambi di Iachini sei d'accordo? Castrovilli fuori per e anche Lirola? Castrovilli per Cutrone e Lirola per Igor. Sì, perché ripeto, con le due punte la Fiorentina è andata meglio, quindi sì, sono d'accordo. E quindi Michele rientra una delle tante diciamo così, punture nei confronti di Beppe Iachini che vengono fatte in questo periodo. Se avesse più coraggio la Fiorentina, lo scrivono anche, se avesse più coraggio la Fiorentina potrebbe fare di più. Il coraggio lui l'ha avuto, ha spiegato. Poi vengo da te perché i presidenti devono sostenere che comprano male o non hanno o non attrezzano squadre di livello, ci può stare anche per la Fiorentina. Ha spiegato Iachini. Che lì volevi andare a parare, ti conosco Mascherina, a proposito di Carnevale. Ha spiegato Iachini a fine partita che questo discorso di schierare Cutrone a fianco di Vlahovic era stato studiato in anticipo, lui l'ha chiamato il piano A. Ecco. Poi che è successo? C'è stata l'espulsione, eri sotto nel punteggio e ha deciso comunque, nonostante il fatto di giocare in 10, di è diventato un piano A2. Io devo dire la verità che lì per lì farà meno i Castrovilli, che è l'unico che lì nel mezzo ti dà un po' di fantasia, sono rimasto un po' così. Però poi devo dire che i fatti hanno dato ragione a Beppe Iachini. Se la Fiorentina avesse perso, togliendo Castrovilli, oggi cosa avresti detto di Iachini? Che non sarebbe stata una mossa vincente come è stata. Il calcio è fatto di queste cose qui, di mosse giuste e di mosse non giuste. Meglio Pioli o Iachini? Pioli e Iachini? A confronto, sì. Ah, era questa la domanda? No, sono due allenatori diversi che hanno fatto carriere diverse. Pioli, certamente sentivo colleghi di Milano che insomma erano anche abbastanza critici, perché questo fatto del secondo tempo non è la prima volta che gli capita. Beppe Iachini c'ha l'occasione della sua vita, perché ha allenato alla grande in varie società, non di primissimo livello. In Serie B è stato un mago perché ha vinto 4 campionati, in Serie A portò alla salvezza un Sassuolo che era messo in condizioni bruttine, e ad Empoli è stato esonerato, al momento dell'esonero era salvo l'Empoli, che poi dopo... Ecco, ma dopo aver rifatto la carriera di tutti e due, meglio Pioli o meglio Iachini? Per te, nella tua Fiorentina, chi vuoi dei due? In una Fiorentina tua. Ideale. Deve arrivare in Champions, sì. Non voglio nell'uno nell'altro. Oh, finalmente una presa di posizione. In termini assoluti, sì. Come allenatore, lo potete fare una scelta anche voi. Cioè devo scegliere fra loro due? Sì, sei obbligato con la pistola alla testa. O bere a affogare. Io fra due Iachini. Tutta perché? La vita. Lo dissi l'altro giorno. Ridillo. Chi prende Pioli non ha ambizioni. Iachini sì invece. Ma perché no, Iachini lo vedo... non ha ambizioni? Scusa. Guarda, conoscendolo allora io te lo ripeto, Pioli... secondo me non è un allenatore da grande società, va bene? Quindi il Milan ha preso Pioli, siccome il Milan rientra... Io l'ho detto rientra, prima, se una Fiorentina rientra, deve arrivare in Champions, questa è la mia tesi. Se tu mi dici Pioli per fare il campionato che sta facendo la Fiorentina non andrebbe bene, andrebbe benissimo. No, per la Fiorentina io vedo meglio Iachini per la Fiorentina, come tipo di allenatore. Ma per quale tipo di obiettivi? Perché ragazzi è sempre qui il discorso, dove uno vuole arrivare. Allora, per campionati da metà classifica. Allora, per salvarsi. Penso Iachini tutta la vita prende. Sì, ma per salvarsi questa Fiorentina. Siccome la domanda me l'aveva fatta a me, ma avessi intervenuto. E io ho detto devo bere o affogare? Per forza devo bere. Io considero Pioli non allenatore, c'è una categoria di persone che gli leverei il cartellino come Ferrari. No, ecco, questo sono d'accordo. Ora non esageriamo. Ma con che motivazione? Ma perché non sono in grado di poter allenare, perché voglio dire dove vanno, uno che, scusa, abbi pazienza, perché se no prendiamo in giro la gente. La Juve c'ha il record di finale di Coppa dei Campioni perse? C'ha il record? Sì, sì. Ma mi vieni dietro? Sì, sì. Pioli c'ha il record in Italia di licenziamenti. Sì, sì, sì. 11 licenziamenti. Sì, sì. Allora, o qui noi ci beviamo un litro di vino prima di venire qua, anche? E noi invece non lo beviamo, siamo lucidi come sono a casa. E uno, come tutte le cose nella vita, deve tirare una riga. Se viene licenziato al Verona, a Chievo, con l'Inter, con la Lazio, con la Fiorentina, Bologna, poi non so con Bologna. Chi, Bologna, e poi ce ne sono,
Ci sarà una motivazione, Giorgino? Sì, ma ci sarà una motivazione, allora, anche perché vengano, viene richiamato poi? Viene richiamato perché ci sono momenti dove la dirigenza può fare anche l'allenatore. Prende uno e dice, tu fai quello, perché ora cosa sta facendo più? No, arrivato Ibrahimovic? No, ma se non lo vediamo vuol dire che vogliamo travisare quello che è in campo. Lui... Quindi Greta, fammi finire, perché travisiamo quello che è in campo. Ibrahimovic, solo l'epilogo della sua storia a Firenze ti dimostra che è uno e non si fa mettere perché travisiamo, sta a casa, raccontiamo le balle, non dobbiamo essere così. Ibrahimovic ci è arrivato e ha detto, oh, stai zitto, fai quello che dico io. Quell'altro dico, ora, giochi così. Così mi sembra un po' esagerato. Giorgio, mi dica Ibrahimovic, c'è anche peggio. Pioli, ma... Anche peggio Ibrahimovic, fatto... perché fa anche allenatore. Se non lo vedete in campo, cosa dice Ibrahimovic mentre gioca ai giocatori del Milan? O se no veramente... Ma in questo come Milan, si è scusa Greta, come si è conclusa l'avventura di Pioli a Firenze, che si è messo contro la proprietà... Ti dimostra che lui non è uno che si fa mettere i piedi in testa da chiunque. Si è conclusa perché l'avevano una settimana prima, 10 giorni prima, l'avevano messo in condizione di andare via. Se no non dimentichiamo, c'è stata una polemica. A Firenze lui è stato un gran signore, una vicenda drammatica, non vogliamo nemmeno ricordare. Però quello come persona, allora, perché se no dobbiamo sempre... Come persona eccezionale, nulla da dire, un gran signore. Sì. Stiamo parlando di allenatori. Io penso che ci sono alcune categorie di allenatori che hanno giocatori, ex giocatori, si sono messi a fare allenatori. Uno di questi è Ciro Ferrara, così non è... Lui però l'ha capito. Ha detto, guarda, qui c'è il cartellino, faccio l'opinionista. Perché non si può fare l'allenatore. Mentre Iachini, ritengo, che proprio come ha detto Michele, intanto perché ha vinto categorie da categorie inferiori, uno che sa lottare, uno che sa difendere. Quindi anche tu preferisci... Tra i due, perché sono convinto che Iachini, perché Iachini, se prende la squadra all'inizio dell'anno, purtroppo subentra molte volte in campionato in corso. Subentrare per un allenatore significa trovarsi la squadra che hai, adattarsi, cercare di adattare i giocatori, non è facile. Ma sono convinto che se Iachini entra, come dire, un altro anno, dovesse essere confermato, lui si fa la squadra con i giocatori che si sceglie. Poi mi dici gli obiettivi. Certo, Iachini non è un allenatore che può vincere una Coppa Italia, un campionato, però per una mezza classifica, o tentare anche andare in UEFA con una squadra giusta. Lo devi vedere dandogli una squadra che parte gol del Bordeaux. Gol del Bordeaux. Ha segnato il Bordeaux. No, scusate. Ha segnato il Bordeaux. Ragazzi, non lo tiene più nessuno. Non lo tiene più nessuno stasera. Mamma mia. Un secondo. Continuo a dirlo da anni. Il calcio non è per... C'è tanti sport, il calcio è per pochi, però per quello che ho visto in 20 minuti, il Bordeaux, poi magari il Paris Saint-Germain la vince anche perché ha dei campioni rispetto al Bordeaux. Ora ne ha appena persa uno perché Thiago Silva è uscito infortunato. Però voglio dirti, Giorgio, solo un secondo a chi non guarda, la differenza fra il Bordeaux e il Paris Saint-Germain sono, come dire, 500 milioni. Tra mangiare e guardare. Però in 20 minuti, con tutti i campioni in campo... Ho visto solo il Bordeaux giocare a calcio. Con queste in una maniera incredibile. Gli ha fatto una... gli dai retta? Guardavo anch'io. Scusa, non è che mi dai retta, perché non la vedo. Gli ha fatto una ragnatela. Poi i giocatori non reggeranno, c'era il campione, trova i colpi del campione, la ribalti. Ma vedere giocare il Bordeaux con dei ragazzi dove retrocede così, è uno spettacolo. Guarda come è posizionato il Bordeaux in campo, guarda come sono tutti in fila. Come in giocava? Sei in difesa, ma come giocava la Fiorentina, ragnatela stretta, gioco dove fanno vedere la palla. Se lo seguono fino in fondo, dà delle soddisfazioni enormi. Un allenatore, ma soprattutto è un allenatore che è una società di calcio, Giorgio, sottolineo, fa guadagnare milioni e milioni di euro, ti fa spendere. Ma allora perché, se c'ha tutti questi pregi, dopo Firenze non lo piglia nessuno? Non l'ha preso nessuno, se non il Bordeaux, che non è uno dei club, perché era dopo Firenze? Perché dopo Firenze, che è stato l'ultimo anno a Firenze, è stato il suo errore caratterialmente, dove si è messo contro anche la lo dicevo io e mi dicevi no. Bravo Michele, no, ti ho detto. A livello caratteriale, è uno difficile, era difficile anche come giocatore. Allora, vorrei ricordarvi che lui ha vinto la Champions con la Juve, per un problema di carattere. Parliamo sempre di Paolo Sosa. Se n'è andato, perché così caratterialmente. Poi come gioco di calcio, come dice Lippi, è uno dei più bravi che c'è. Ho capito, ma conta per il giudizio su un allenatore, conta l'età dei rapporti umani. Siccome a me mi stanno chiedendo un giudizio come allenatore. L'uomo meno io come allenatore alla Juve, il giocatore che ha, l'avevo sottoscritto, perché con 25 l'anno prossimo. Come 25 giocatori, perché per fare il suo gioco ci vuole almeno due squadre, perché i giocatori giocano. No, li fa, perché è un gioco, quel gioco lì è un gioco che deve avere sempre, deve essere sempre ma in non forma. Non c'è solo il gioco che è importante. Fammi finire, ma il tipo di gioco ti ammazza, hai bisogno di riserve.
con 25 giocatori lui darebbe spettacolo veramente. Punto. Io voglio tornare su Ibra per Riccardo Gambelli. Ibra. Nel Milan attuale dove sta facendo la differenza? Nello spogliatoio o nel gioco? Ieri comunque si è visto solo nel gol, poi dopo... Allora, io Ibra lo considero uno dei più grandi giocatori che ho visto in Italia. E è un leader, sia in campo che fuori. Adesso per però Milan, nella situazione di ora... Mi piace questa domanda. Per il Milan è più in campo, cioè è più giocatore o più... È un regista d'attacco clamoroso. Secondo allenatore, forse per l'esperienza. Secondo me fa come diceva Angelo. Ma l'avete visto? No, ora io... Chioli seduto faccio io. Non ecco, l'avete com'è? Visto cosa dice in campo? L'hanno preso ieri con labiale, diceva quello di Milan. Questo, a giocatore di Milan ti prendo per il collo. È un leader, è un regista d'attacco. Vai rispondere Riccardo. Io... Questo ha detto Angelo, non lo so se comanda lui. L'hai visto, io sì. Io ti dico che secondo me è un motivatore anche in campo, anzi sono sicuro, come lo era nella Juventus. Perché nella Juventus del 2000, del biennio, era una squadra di tanti leader, però lui aveva qualcosa in più. Ma Angelo, ieri in campo ha fatto la differenza o no? Ma certo l'ha fatta. L'ha fatta? Nel senso al VAR. O solo nel gol? No. Ma che partita avete visto? No, scusa. Non l'ha mai strusciato. Scusa, perché no, proprio allora parlo così. Basta. Allora parliamo del circo. Per quelli del circo, nel calcio normale, i gol di Ibra ieri è da antologia. Perfetto. Basta, roba... finito. No. L'ha fatto altro. Ma non è vero. Ha creato gli spazi in avanti. Voi la partita la guardate perché siete e questo che a te soprattutto Giorgio che sai una stima enorme, non cadere come fanno tutti nel circo. Le partite devi guardare. Ibrahimovic, uno ti porta via due giocatori, lascia gli spazi agli altri. Ma perché... è andato ormai, è un vabbè, giocatore ragazzi, finito. A 38 anni è andato. È un giocatore finito, non è. Infatti questo è stato un errore di Rocco perché fu chiesto Ibrahimovic commisso. E lui rispose, ma no, è vecchio, in sala stampa lo fece, insomma, un'affermazione che poi magari gli può essere... Magari però, non può giocare 50 partite, parliamoci, 30 partite quando giocare. Arrivi a 39 anni, io ma già sono in lutto integro. Per il, Michel, il mio idolo Federer lo puoi che paragonare. Si è rotto il menisco. Ribéry lo puoi paragonare a Ibra? Ribéry lo puoi paragonare a Ibrahimovic? Che senso, scusami. In linea generale, comunque di età sono abbastanza vicini, sono due quei campioni. Classe, questo non c'è dubbio, sono due fuori classe. È un pochino più vecchio Ibra, mi pare, che Ribéry. Di due anni. 37. Ribéry adesso, per esempio, gran parte delle fortune della Fiorentina di questo campionato saranno da giudicare una volta che rientrerà Ribéry, la cui data di ritorno, la data di ritorno in campo di Ribéry è ancora avvolta da un mistero, però... difficile aprile. Prima aprile. Di metà aprile. Esatto. Cos'è? C'è un telespettatore che ha scritto: signor Polle, si può far spiegare da Gian Micheletti perché ogni episodio che succede a Firenze hanno sempre ragione loro? Ma io devo fare però te fai tanti discorsi etici sul calcio. Fai tanti discorsi etici sul calcio e poi ti caschi in queste germinelle. Mi ha guardato il mio amico che noi siamo fraterni amici sorridendo. Io ho detto: guarda, devo farti una domanda perché passa lì sotto. Fraterna dico, ma sommessamente. Sei peggio dei tifosi da bar. No, te sei dobbiamo fare. Mi dico una domanda, devo fare. Stavolta per i bar. Ti faccio questa domanda. Puoi spiegare perché? Sommessamente. Perché una volta tanto che succede qualche cosa di positivo per la Fiorentina, l'abitudine a essere barcocchiati, come si usa dire, stando ai racconti di chi è o sono opinion maker Viola. Come Michel, io non ho certo... 1-1. A 1-1? Ha pareggiato Cavani, il Matador. 1-1. Se fosse c'è anche ha pareggiato c'è anche il Paris Saint-Germain. Se guardano il Barça... Ha pareggiato il Paris Saint-Germain. Te l'ho detto, dei campioni come Sala. Ha pareggiato il Paris Saint-Germain. Anche Giorgio. Bene, però il risultato non è importante. È tutto. Quindi silenzio. Ha pareggiato il Paris Saint-Germain. Dicevo, perché c'è sempre da lamentarsi quando succede qualcosa a Firenze? Perché è talmente tanta... l'abitudine, mutuo quello che viene detto dagli opinion maker Viola, ripeto, io non pretendo di essere tale e non lo sono, quando succede qualche cosa è sempre così, chi è
costantemente barcocchiato, è normale. Ora non devi parlare di Firenze, perché siamo come al solito. Ma guarda anche, l'Inter, quando succede qualche cosa l'Inter, appunto, si lamenta sempre. Questo, gli unici che non si lamentano mai sono loro, perché sono abituati. Nel DNA del tifoso, del dirigente di una squadra di calcio. Quando vedi, c'è qualcosa... non raccolgono neanche le provocazioni palesi. No, perché Giorgio, hai risposto bene, ma la domanda era, non perché si lamenta, perché tutti si... come mai hanno, non solo... si lamentano e pensano di avere sempre ragione loro. Questa... perché chi si lamenta ha sempre ragione, a prescindere. Cioè, potresti anche lamentarsi, piove governo ladro, ho ragione io. Ritorno alle dichiarazioni di Maldini di ieri. Maldini è un signor giocatore di classe, cioè, anche persona veramente piacevole. Però ieri si è comportato da tifoso da bar, da quelli più negativi. Perché se chiedi un rigore a tuo favore, se chiedi che non venga dato un rigore perché tu ritieni che non fosse tale, però ti devi ricordare anche del fallo sul Castrovilli. Sempre a favore di suo, di Maldini, lo devo dire sommessamente. Prima di tutto l'ha chiesto, si tramuta nel discorso che ti facevo prima. Vorrei sottolineare questa roba, perché sennò uno l'ha detto sommessamente, con educazione, e ha aggiunto, io da difensore... No, non l'ha detto, il fallo di Castrovilli l'ha detto proprio, ha non detto l'ha considerato. Così. Io ha parlato da giocatore, soltanto io da giocatore e da difensore, rigore, ha detto sommessamente, sommessamente. Qualche partita l'ho fatto a difensore, no? Penso qualche partita. Qualche coppa l'ho fatto. Ho detto, non ho mai visto, perché quelle palle lì io ne ho prese a migliaia, non sono mai rigori. Ha solo detto questo, non è che poi alla fine ha detto mi butto per terra, mi strappo le vesti. No, ha detto. Si è lamentata, ma legittimamente, per carità, per come stanno le cose. Però, allora, se si vuole uno spirito etico come quello che avevi disegnato te, giustamente. Però allora ti dico che il dirigente deve chiedere che venga dato il rigore, non venga dato il rigore che secondo lui non c'era. Sì. Però deve anche significare, deve anche sottolineare le cose negative per il Milan. E un dirigente, Riccardo Gambelli, ti anticipo, è una cosa per scherzare e per provocare discussione. Deve anche invitare gli altri colleghi dirigenti ad andare a bere il tè quando dicono qualche cosa che non gli va bene, o il dirigente vero deve stare nei suoi ranghi e non scendere a questo livello da Dino? No, è riferito a cosa? Del tè, dai, la battuta del tè. Vedi che però l'ha colta subito al volo ed è andato in clinch. No, non è stata gradita neanche tanto dal mondo juventino quell'uscita. No, sinceramente, come dissi anche l'altra volta, a me piace la politica della Juventus, quella del sottobosco. Sottobosco non è un termine proprio positivo. Ma non, sei tu che sei deviato e vedi sempre tutto. Lui l'ha detto in modo molto sereno. Molto sereno. Senso, del basso profilo, cioè mai polemizzare. Io non ho mai sentito una polemica di Agnelli. Perché se no ci sarebbe una denuncia al giorno, perché tutto quello che viene detto contro la Juventus sarebbe un continuo querelare anche addetti alla voce. E invece a me mi piace questo profilo. Anche addetti alla voce. Assolutamente sì. Ora non voglio fare nomi, ma insomma... tifosi juventini conoscono bene chi sono coloro... Gli anti? I destabilizzanti o gli anti? No, gli anti juventini scrivono cose, secondo me, da querela, anche addetti ai lavori. Ti devo correggere, perché come parli della nostra Juve, non sono anti juventini, sono gente che ne vale zero, per farsi un po' di pubblicità, scrive qualcosa contro la Juve, lo seguo, perché è gente che ha valore di giornalismo zero. Cioè, nomi, in generale, ora te li faccio nomi, se no se poi te lo faccio ci rimani male. Perché so gente che non li conosce nessuno, no, Giorgio. Se uno dice una castroneria chiaro, di tacco di Cavani, no. Palo, vai Ricky. Chiaramente la risposta di Nedved a Commisso era meglio se la teneva. Lo dissi anche l'altra volta, poi però sempre zitti non si può stare, e qualche volta, come dissi anche l'altra volta, Commisso ha scelto la partita sbagliata per lamentarsi, perché in quella partita lì non c'era niente da lamentarsi. Ma secondo te tutto questo di cui stiamo parlando stasera è figlio di quell'uscita? Ma non credo, secondo me non credo. Quest'anno gli arbitri fanno confusione a prescindere, arriva. A prescindere dalle dichiarazioni dei dirigenti. Questo è la mia
è la mia opinione. E ieri Fiorentina-Milan, insomma, di errori se ne sono visti tanti. Il nostro conduttore è una viperetta che ogni tanto alberga in lui, spunta fuori dalla bocca. Ha detto una cosa gravissima ora nell'ultima domanda che ti ha fatto. Perché se è così, come se quello, se per essere chiaro, se il rigore è dato alla Fiorentina è frutto... Sì. Delle lamentele di commesso. Buonanotte, chiudiamo, andiamo no, via. No, io non sono d'accordo. La televisione, andiamo, basta, il calcio è finito. No, perché, allora, è il problema. No, perché togli anche un minimo di credibilità a questo sport. Ragazzi, ma in questa maniera... c'è una vita che parliamo di sudditanza psicologica. La sudditanza psicologica, se c'è, non può essere unidirezionale. Per me la buona fede è assoluta, E quindi distanza psicologica. A ipotizzare chissà che classifica dei rigori contro, la Juventus ha 9 rigori contro, la Lazio 2 e l'Inter 3. Ma quindi, vedete, fate i tifosi da bar anche voi. Quindi su distanza psicologica la problemi etici che se lui poi mi dice su distanza psicologica, l'ha detto lui. Se Riccardo è un mio carissimo amico e dice io dei rigori contro a favore non ne parlo mai, perché quando anche ci sono, e ti vorrei ricordare, però prima Giorgio hai fatto una battuta lì e a tutti quelli che non ricordano, quando la Juve ha preso il rigore a Madrid, io sono venuto il giorno dopo in trasmissione qui e ho detto Buffon ha sbagliato perché, perché prima Giorgio l'ha fatto riprendi la il domandina. Discorso di prima, la colpa è della dirigenza che fa giocare Benatia, che non può giocare a quei livelli, perché a 30 secondi alla fine, se so io l'allenatore, quando vieni in panchina ti attacca al muro e ti do anche due azzotti, perché tu non puoi a 30 secondi a proposito di etica perché tu non puoi come a 30 secondi lasciare andare un giocatore da solo là, cioè sta bene e lo prendi, e la Juve deve stare zitta, come ho detto della Juve, però dovevo fare anche quegli altri. Perché io la penso così, perché l'arbitro può sbagliare, e il rigore ci sta e lo vedo. Io sono d'accordo con te, però mi sembra che tu predichi bene ma razzoli male. Io parlo così e razzolo male. Ma prima hai fatto la domanda a Giorgio, in quella ho fatto la domanda dei telespettatori. Era una domanda che ti eri subito attaccato sulla domanda dei telespettatori. Io sono intervenuto perché quando si parla di sudditanza psicologica si indica sempre la Juventus, no? Allora, mi sembra che quest'anno, ripeto, la Juventus ha subito 9 rigori. Sostenendo dati alla mano. Ronaldo gli hanno annullato 7 gol per la punta della scarpa. Così tanti. O 6 o 7 gol su fuorigioco gli hanno annullato. Avevo perso il colpo. Andate a contarli. Quindi voglio dire, su distanza psicologica... Sarebbe stato stra-record gli avessero dati tutti. Ho fatto 1000 gol, no? Cos'è arrivato? 1000 partite. Cosa ha fatto ieri come record? 1000 partite? 1000. Ma è in crisi. Io ora è in crisi perché per i numeri partite, non è che soltanto naturalmente mille partite ha fatto 35 gol in 34 partite dall'inizio dell'anno, ha fatto 1000 partite, naturalmente il record di 11 ha preso Battistuta e Quagliarella e probabilmente domenica contro la tua Inter potrebbe anche battere il record assolutamente, magari. Non è una partita neanche da giocare il discorso l'abbiamo affrontato anche la settimana scorsa se non sbaglio. Lui ha saltato una partita. Non conta niente perché la matematica. Sono due tipi di record diversi. La matematica è stata a Priamo? Allora, tu a scuola dove è stata a Priamo? Perché guarda, sono 11 partite. E te lo dico io. Perché la matematica è un'opinione. Priamo il re dei troiani. Perché voi interpretate, la matematica è un'opinione. Allora, le partite di una squadra sono una cosa, le partite di un giocatore si conta le partite che gioca. Questo l'hai deciso te. No, questo l'hai deciso te. Questa è la matematica. Se la mia squadra fa 50 partite, ma questo l'hai deciso te. Io faccio il record in 30 partite. Tu non puoi mettere ma chi l'ha detto questo? No, scusami, se te mi fai 10 gol di seguito, poi salti una partita. Allora tutti il mondo è colpa tua che l'hai saltata. Tutto il mondo, tutti i giornali, come la regola della matematica, Greta glielo può dire a questo signore, funziona così. Può cambiare anche la matematica. No, la matematica è l'unica cosa. Non cambia niente. Che non è un'opinione. Lui non doveva saltare. Al mio amico gli dico, se volete cambiare, allora ha ragione questo signore. Non doveva saltare per la partita. Siamo al massimo. Non doveva saltare per la partita. Anche il sistema matematico. Okay. Non cambiamo invece l'appuntamento con la pubblicità, ma avete fatto andare lungo. Ho la sudditanza psicologica nei loro confronti. Vedete, passa in ritardo la pubblicità. Sentito un rumore strano in garage. Una capsula al giorno di Prostamol contribuisce a favorire la normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostamol, non hai più scuse. Da oggi, anche nella confezione da 60 capsule. Global Cargo.
Tra i leader del settore trasporti e spedizioni internazionali, le merci della tua azienda volano e navigano attraverso i 5 continenti. La gestione completa di tutto il processo operativo, dal l'azienda allo sdoganamento e consegna, specializzati in spedizioni di tutti i tipi, anche merce pericolosa e trasporti dedicati. Global Cargo, spedizioni per le aziende, da 20 anni in tutto il mondo. Il tuo pranzo di lavoro veloce, ricco, saporito, cucinato come si deve al prezzo giusto? A Prato la risposta è troppo facile. Bar Valentina. Sì, proprio loro, quelli che aprono alle 4:45 del mattino. Quelli che pagano le tue bollette, quelli che ci sono sempre. E lo volete un consiglio? Assaggiate i panini del Bar Valentina. Fantastici, come un gol di Leo Messi. Bar Valentina, a Prato, via Roma. E non aggiungiamo altro. Eccellenza prodotta solo in Toscana da Mani Toscane. Un prodotto con origini centenarie legato alla sua terra. Un gusto unico e inconfondibile, bandiera della Toscana nel mondo. Prodotta seguendo il disciplinare di produzione, garanzia di tutela e sicurezza. Con la Finocchiona IGP porti in tavola il sapore e il gusto autentico della Toscana. Finocchiona IGP. Che spettacolo! Piazza Santa Croce, cuore pulsante della vita fiorentina, si offre come cornice perfetta per accompagnarvi in uno dei più antichi locali della tradizione cittadina. Qui vi attende Baldovino Bistrò, ristorante ruffiano dalle mille vesti. Strizza l'occhio al turista per un pranzo veloce, amica alla coppia che lo sceglie per una cena romantica, complice nei pettegolezzi di due amiche davanti ad un aperitivo dopo lavoro. Il tutto sotto gli occhi divertiti di Dante, il primo vero bistrò di Firenze. Baldovino, dal 1996. All'Outlet Grandi Firme trovi le migliori marche che ami a prezzi scontatissimi tutto l'anno. Tantissimi capi di abbigliamento e accessori moda tra cui scegliere. All'Outlet Grandi Firme trovi abiti da cerimonia e per tutte le tue occasioni speciali. Ci puoi trovare in via Gioberti 62 Rosso a Firenze. Vi aspettiamo! Perfetto, sì, capisco. Mi stanno già spiegando, ci stanno già spiegando i movimenti del mercato estivo con il Paris Saint-Germain che va vicino al raddoppio, il Bordeaux, questo Bordeaux spumeggiante che viene, è una contraddizione in termini perché non esiste il Bordeaux spumeggiante, perché non può essere spumeggiante il vino Bordeaux. È una trasmissione enologica, soprattutto alcolica stasera, è una trasmissione. Questo abbiamo. Professione di umiltà e di etica del dottor Pollina. Poi io volevo fare una domanda, a Riccardo Gambetta. Dimmi tutto. Per la tua Juventus. Sì. Ora prendi Cristiano Ronaldo o Ibrahimovic? No, che c'entra? Mi tengo Cristiano Ronaldo, perché c'è anche una certa differenza. Non scherzo, Ibrahimovic è determinante qui e là e su. Io non ho detto che ora è determinante. La domanda era precisa. Nel Milan attuale. Era se è un leader in campo o negli spogliatoi. Lui, come giocatore, è stato un leader in campo e negli spogliatoi. Io non ho detto che era determinante per il Milan. Certo è che da quando è arrivato il Milan al Milan... Il Milan è cambiato. Il Milan non il gioco. È cambiato il Milan. Non il gioco. Poi, purtroppo, soprattutto si è visto, purtroppo per il Milan, si è visto nel derby ancora queste problematiche di tenuta, però da quando è arrivato Ibra qualcosa si è acceso in quella squadra. Mi aspettano fuori. Io non ho detto, che è determinante. La domanda era diversa. Era un leader in campo o fuori? Io ho risposto sia in campo che fuori. Punto. Mi tengo Cristiano. Ricordo fuori quando... non lo so. In campo sicuramente il leader. Posso?
fuori dal campo non ti ho chiamato l'ambulanza perché non credo tutti i giocatori che vadano, conoscono, che conoscono vado però un rapporto molto diretto per la legge, proprio con un decreto legge a livello dell'ONU non devi mai nominare Ronaldo con tutto il resto dei giocatori. Perché tu hai fatto e chi le paragona? Cioè, gli arresti immediati con 20 giorni di galera sono nominati. Dai, che mi riposo per 20 giorni! Perché, dai. Ronaldo, tu puoi nominare tutti i giocatori del mondo, ma quando fai questi paragoni, e lo so che lo fai a viperetta, perché tu vuoi diminuire. Ronaldo non c'entra nulla con tutti il resto dei giocatori. Questo poi, Ronaldo non è solo leader, Ronaldo è qualcosa di Barcellona sopra. Non è. Uno che fa, tanto scusa, uno che fa quasi 800 gol rispetto a quegli altri. Ibrahimo ci sarà la Juve, bravo. Ma vale una mamma di Ronaldo, l'ha fatta nemmeno la metà, cioè parliamo di robe completamente diverse. Ronaldo non è solo leader in campo, leader fuori, comportamentale, esempio, ma tu quando fai questi paragoni ti prego di non farlo più, perché c'è un decreto dell'ONU che ti potrebbe costare caro. No, effettivamente non è la domanda da te. Ma scusami, ma davvero il numero 10 non è la domanda da te, Giorgio. Il numero 10 del Barcellona potrebbe... Se mi chiedevi allora Ronaldo e Messi, bravo, bravo. Allora ci ragionavo. Ragionavo tanto. E forse prenderei Messi. Ronaldo sempre. Messi. No, anch'io prenderei. L'anno Ronaldo. Prossimo assieme sarebbe. Questa è fantascienza. Sì, sicuro? Guarda, impossibile. Lo dici con certezza. Però a Barcellona c'è un po' di casino. Sì, ma Presidente. Resta Barcellona. Ti immagini che campionato sarebbe con Ronaldo e Messi in una squadra? Cioè, gli altri giocano per conto loro. Ma sarebbe una cosa solo per. Per soldi per girare il mondo, Giorgio. Allora fa una squadra, giri il mondo perché ti pagano. Ma prendete anche Pogba l'anno prossimo. Pogba me l'hanno dato già per certo. Poi fatto. Vabbè, allora fatevi il campionato voi da sole. Ma l'altro anno il campionato la strisce. Ma l'altro anno. Scusa, Michele, la Juve ha un solo obiettivo: arrivare a vincere 10 scudetti di fila perché rimane nella storia. Appunto. Poi dopo di che li venga a cioè, io pensavo che puntasse alla Coppa dei Campioni, invece non ve ne frega nulla. La Coppa dei Campioni ne voglio vincere un'altra per zittare, perché è così la terza. Ma poi siamo la squadra, abbiamo vinto tutte le coppe. Cioè, a me la coppa è bella, però un torneo. Falso me Giuda, ragazzi. Io personalmente sai che se una coppa ci tengo, una, ne voglio vincere un'altra. Quindi chi vuole vincere le coppe io, basta. Falso, io la o fai un torneo, fai uno scudetto, finisco, fai uno scudetto, un torneo internazionale dove metti solo le migliori 15-20 squadre e allora mi interessa, perché già ora non ci sono le 15-20 ma scusami Michele, vedi Michele, l'anno scorso ho sentito Parrucconi dire che l'Ajax sarebbe stato il futuro, quest'anno nemmeno, perché li ha venduti quelli buoni, li ha venduti la Champions e anche questione di fortuna. Il Liverpool che l'anno scorso ha vinto poi la Coppa meritatamente è passato, vorrei ricordarvi, per differenza reti, perché se no andando fuori il Napoli, perché se il Napoli vinceva Angelo, ma chi va a finire nelle semifinali della Coppa dei Campioni? Sempre quattro squadre ma non è vero, o le inglesi, o le spagnole, o la Juve l'anno scorso batte l'Ajax, ai Tottenham che l'aveva sdraiato, stirato e pulito, va in finale la Juve. Il problema è che ci sono nella Coppa basta un elemento, una giornata storta. Non è un campionato, non è un torneo che ha la possibilità, perché così si vede la grande squadra. Vai Ricky. Se mi fai, ho finito un torneo di 20 squadre, allora io ti dico... Il campionato europeo per bravo. Club. Se no la Coppa ne dico una, poi io... È il sogno che ci hanno sempre questi vai, club iperricchi, però parlo seriamente. Poi vi divertite solo voi. Parlo seriamente, io non credo che questo scudetto sia già vinto per la Juventus, ma parlo seriamente, non è che scherzo. Tieni più allo scudetto o alla Champions? Allora, io da quando io da quando sono nato... Come ti dico spesso, c'ho il mito del tricolore. E più ne vinco, sono contento. Quindi per me 10... Meglio primo in cortile che... Meglio primo in cortile che... Poi dopo in condominio vediamo. La Champions è una cosa che certamente la società ci tiene tantissimo, soprattutto per gli introiti che possono portare adesso, no? Perché una Champions... Però io, se già rivincessi lo scudetto quest'anno, sarei molto felice. Siccome so che non è facile, dovete ammettere, avete comprato Ronaldo apposta per vincere la Coppa dei Campioni, sì, sarebbe il secondo anno di seguito. Allora, Ronaldo è stato comprato anche per motivi di business. Sì, ma per vincere la Coppa dei Campioni. Sì. Perché è un business anche quello. Ma te l'ho detto adesso, che la Champions è importantissima anche per gli introiti che può portare. E quindi magari la vincesse. Lui mi ha fatto una domanda precisa: se tengo più allo scudetto o alla Champions. Io tutti gli anni che vinco lo scudetto sono da tifoso, sono molto, ma molto appagato.
Perché io vorrei vedere ora se l'Inter con Antonio Conte vincesse uno scudetto. Questi festeggiano due anni. Tre anni. Vabbè, e se ne parla per tre anni dello scudetto di Conte all'Inter. La Juventus vince lo scudetto, si fa un girino col pullman scoperto, finito. Due stappate e la mattina dopo... Vabbè, neanche champagne fumante. Capito? Però io invece da tifoso juventino sono molto appagato, ma molto. Ma voi, vabbè, non, voi non potete capire quanto. Per questi risultati... Per una società che ha avuto anche i suoi momenti bui. Oltretutto, io la Coppa te l'ho già detto prima, voglio vincere una, per zittare ogni tanto, perché siamo la squadra che ha vinto tutte le coppe. Poi, vogliamo parlare di Champions? Io ero in Curva Z, voi lo sapete, mi sono buttato da quel muro, sono stato uno dei primi che si è buttato buttato dalla Curva Z. Ed è anche uno di quelli che ha aiutato tanto. E ho anche scritto che io quella Coppa non me la sentirò mai mia. Brava. Però io vedo anche se in campo fu una partita vera, poi il rigore di Boniek 5 metri fuori aria, lasciamo stare, però io quella coppa lì non me la posso sentire bravo vinta. Questo ti fa onore perché io ho visto morti, ho visto gente morta, e il però mio però babbo allora che, mi devi anche che, riconoscere che era disperato per l'esultanza di certi giocatori alla realizzazione del rigore. Fu una un giocatore in campo quando è in campo è un giocatore, cioè non è che pensa in quel momento alla partita. Dai. Poi ero anche a Roma si vinse con i calci di rigore, fu una Champions vinta con l'Ajax. Ravanelli. Sì, ecco, effettivamente il campo europeo deve fare di più, questo sì. Però io poi con lo scudetto, sinceramente, da tifoso, sono molto appagato dello scudetto. Ecco. Poi, se ritornare su quel 29 maggio di Bruxelles, perché è stata giocata la partita, c'è tanti motivi. Delle affermazioni ti fanno onore, però ti ripeto il comportamento non solo dei giocatori sul momento, ma... Ho visto anni dopo interviste, mi pare a Tardelli, però non ci metto la mano sul fuoco, forse era un altro, che appunto spiegava questa l'esultanza un po' come hai spiegato te. Ecco, cioè il giocatore in campo è l'adrenalina, A distanza di anni lascia perdere, non fare riferimento a un'esultanza che fu assolutamente fuori luogo. Io su questo argomento non perché è un argomento così vergognoso solo affrontarlo. Angelo Poli, nel tuo amato Sarri rimarrà il prossimo anno, prossima stagione calcistica. No, da Angelo amato. Tra l'altro devo telefonare, ha scritto il nostro amico Stefano che conosciamo. Ah, vero. Che devo salutare. Sì, e anche quando vai a fare l'aperitivo. Sì. T'ha sborniato subito. Sì. Vale. Allora, Sarri. Sarri, il tuo amato io, Sarri. Io, sapete che Sarri non è l'allenatore che... Però anche io sono onesto come facevano Allegri. Io Allegri non è la mia allenatore, però gli ho riconosciuto che ha vinto, ha saputo gestire un gruppo, probabilmente difficile, poi ha fatto degli errori sua, che uno gli può criticare. Poi io faccio la mia opinione, non mica la verità. Sarri a me non piace come tipo di persona per allenare la Juve o meno. Gli riconosco alcune cose, sommessamente, senza che nessuno si arrabbi. Chi è primo in classifica? La Juventus. Chi è quasi con piedi in finale di Coppa? La Juve. Chi è nel che deve giocarsi gli ottavi di Champions? La Juve. Allora, la Juve. Allora, il suo allenatore. Sì, la Juve. Bravo. Allora, con tutti i suoi errori, grande gioco che non c'è, questa è una squadra cambia troppo, non riesce ancora ad avere un assetto che ha, come dire, una cosa è gestire una società, una squadra con 13-14 giocatori. Giorgio, qui tu mi puoi aiutare, penso che sia più facile. Una cosa è gestire 24-25 giocatori, non dico quasi a tutto stesso livello, ma insomma se levi Ronaldo e Dybala il resto se la giocano tutti, no? Ma Ronaldo fa come Ibrahimovic? Zitto tu che la formazione la faccio Ronaldo io. Fa di più. Ha di più? Ronaldo secondo me fa molto di più, perché Ronaldo purtroppo, a differenza anche degli altri, che hanno carisma o meno, lui c'ha risultati, cioè lui... timbra, ho visto quando il lavoratore della Fiat, non so se te li facciamo vedere nei film, entravano, facciamo il cartellino per timbrare, lui timbra,
quei latte fanno festa, ne fanno sciopero, capisci? Io così capisco. È un crumiro. Sì, lo sapevo di tutto, allora, ma non che Ronaldo, un crumiro, una società che ce l'ha. Ho letto in settimana l'intervista di Messi, no? Come avete visto, un'ottima intervista. E la cosa che ti fa piacere di chi parla di Ronaldo. Sospesi gli stadium tour e lo stadio chiuso fino al 29 di febbraio. Sì, sì. Parla di Ronaldo, come dire, non solo che gli manca, dice perché c'era una rivalità importante, ma parla come di uno dicendo: vedete, gli mancano i 50 gol al Real Madrid, non a caso, quelli di Ronaldo. Cioè, Ronaldo dice: è un animale da gol, quello, non ha, quello ti punta tanto in una partita, prima o poi ti fa gol. Di tutti i giocatori, per quanto mi riguarda, che sono venuti alla Juve, per me lui è il più grande in assoluto. E secondo me è il più grande in assoluto nel mondo del calcio di sempre. Perché è un giocatore perfetto per costruire e giocare al calcio. Poi posso piacere le giocate di quello, di quell'altro, ma lui è perfetto a testa, destro, sinistro. Cioè un giocatore costruito al laboratorio, come dice Michel. Poi, chiaro, l'opinione di tutti sono, ognuno può piacere. 2-2 ha pareggiato il Bordeaux su errorone di Sergio Rico. Ecco, così. Errore di Sergio Rico, non è merito del Bordeaux, è errore del portiere del Paris Saint-Germain. Finisco su Sarri perché creda. Perciò Sarri non è l'allenatore che piace a me. La Juve l'ha scelto. Secondo me, la risposta al telespettatore creda è questo. La Juve ha fatto la quarta scelta. Dove ha avuto tre no, Sarri è stata la quarta scelta. Ma lo confermeresti? Io no. E chi prenderesti? Prenderei certamente, se mi riesce, o Guardiola o Paolo Sosa. Non viene Guardiola. Per la Juve? Vero che non viene Guardiola? Guardiola ha già dichiarato che sta a Manchester. Non credo proprio. Io prenderei, se dovessi scegliere, tu dici a me, io non sono la Juve. No, io dico a te. Non ho la pretesa, se dovessi scegliere, io prenderei Paolo Sosa. Se fossi la Juve, noi avremmo già risolto tutti i nostri problemi. Bravo, bravo, Giorgio, grande. Comunque di giocatori grandi alla Juve ne sono arrivati diversi. Sicuramente Ronaldo è fra quelli migliori, ma io non ho visti tanti. Per me non è paragonabile a nessuno, cioè nessuno può essere paragonabile. Ma io non ho visti tanti. Vabbè, ma, anche te ne ho visti tanti. Sì. Questa cosa sono d'accordo con Angelo, però l'unica cosa secondo che ti contesta, secondo me, di quelli ho visto in una Juventus è fra i più forti, ma non è più forte. Però poi all'improvviso c'è per me Platini è stato nettamente più forte. Riccardo, secondo per me Platini è stato nettamente più forte giocatore della storia juventina. Di tutta la storia, ma, sì, ma io la rispetto la sua opinione, ma io la, come dice la sua opinione, come fuori a uno che arriva e ti fa 50 gol l'anno, ti risolve le partite, dice Michel, sembra quasi non ci sia una partita. Poi abbiamo avuto all'improvviso, boom, abbiamo avuto il più grande giocatore italiano di tutti i tempi, si chiama Roberto Baggio. E no, ce l'abbiamo noi, sì, ma, anche. Ma il pallone d'oro l'ha vinto la maglia bianconera. C'è stato il meraviglioso documentario di Marani, Matteo Marani. Poi c'è stato un altro grandissimo eccezionale. C'è stato un altro grandissimo fenomeno che ha vinto pochissimo, è Zinedine Zidane. C'è stato Sivori, ma io non lo ricordo. Insomma, di giocatori fortissimi la Juventus ne ha avuto. Ronaldo è stato forse un po' troppo in ritardo, secondo me. Ecco, per essere considerato... Tu invece sei arrivato puntuale la scorsa settimana a Torino da Tutto Sport, perché Tutto Sport ti ha, virgolette, omaggiato, ma soprattutto premiato, no, per tante cose, per tante delle cose che fai. Sì, dunque, io... devo far raccontare. Qui intanto sei con Xavier Iacobelli e Guido Vasciago. Guido Vasciago, sì. E niente, perché mi hanno invitato, era tanto, e mi invitavano in redazione, ho approfittato e sono andato a vedere Juventus Brescia e sono andato... Come? Partitona orribile, e sono andato a vedere, però quello che contano sono i tre punti. Qui hai una strana somiglianza con Javier Iacobelli, guarda, potresti fargli da clone. quello è il libro di Scirea, sì, perché l'avevamo presentato a Foligno prima di Natale, e quindi insieme a Guido Vasciago, quel giorno mancava le copie, e quindi mi dissero: quando vieni a Torino, la prima volta che torni a Torino, vieni. È stata una bella emozione visitare la sede di Tutto Sport, perché è stato il giornale della mia infanzia, un vero punto, un punto di riferimento per noi ragazzi juventini. In questo momento di crisi dell'editoria, con il ritorno alla direzione di Javier Iacobelli,
ha recuperato sì, qualche tantissimo. Mercato di lettura, mentre tutti gli altri sì. perdono. Tutto Sport è uno dei pochi quotidiani sì, che recupera, che recupera nella crisi generale dell'editoria, perché il web purtroppo no, ma c'è anche la crisi, diciamo, perché c'è la web, ma perché non ci sono più giornalisti, sono non c'è. Esatto, ragazzi, questo esatto è la verità. Se voi ragazzi, no, ma io sto facendo un complimento, ti sto facendo un grandissimo complimento, però non puoi sparare nel mucchio. No, ma puoi sparare nel mucchio. C'è gente che scrive che io non le prenderei. Nome, ma cos'è troppo ma che semplice? Nome e cognome? Dai, ma ci sono gente perché c'hanno l'odio, cioè, anziché giornalista dovrebbe, giornalista dovrebbe fare un'analisi asettica di come secondo vanno me le cose. Giornalista Pinco Pallino è invece giornalista tifoso, allora dici una cosa la domenica dopo semplice. L'incontrario di quello non è più credibile, la gente non lo segue più. Non sei credibile te quando fai queste affermazioni. No, le faccio, ci sono, ma non puoi fare sparare nel mucchio così. Guarda, ce n'è uno, Pistocchi, che era uno di, si è messo a scrivere a dire delle robe che la gente non vuole vedere nemmeno i suoi tifosi. Te le potrei fare tantissimo, così sei contento. Questa è una tua opinione su Pistocchi. Ho la mia opinione, ma l'opinione la fa anche la gente, se ti ha ragione. Ricordati Michel, che l'opinione non è che la mia, io la, o la mia è personale, ma te la fa la gente. Che oggi lo prendi e te lo fa la gente. Ma come fai a dire perché che la gente dice non scrivi, non ti voglio sul giornale, non ti voglio te. Riporta quello che la gente, l'opinione okay, della gente. La sua opinione è. Bravo. Poi c'è, in questo momento ti riporta l'opinione della gente, gente su. E dove l'hai colta questa opinione? Come la ma i siti, ma scusa, ma i siti allora, vedi, dici una cosa, mi incontra. Ma tu i siti le leggi o li vedi? No, adesso no. Faceva, presentava la trasmissione televisiva e ho detto "No, guarda, ma la parte che la trasmissione non guarda più nessuno". Scriveva sul giornale e ha detto "No, guarda, non scrive più". Ma ne potrei fare dei nomi di questi, una sfizzata, perché ti dice dove li trovi, o tu non li segui e vedi solo Fiorentina. Invitiamo Pistocchi in trasmissione, o no, ti voglio dire, o tu le segui, o tu, Bollene, o tu le vedi solo Viola, però, e io ti capisco. Però una volta il giornale era l'unico punto di riferimento per uno sportivo, no? Perché ora c'è highlights continuamente, web, siti, quindi una volta era un giornalismo vero, autentico. Ecco perché i giornali, secondo il vostro parere, rispettabilissimo e legittimo, però non no, è detto se, che questa però sia, però se mi fate finire non finisco, finisco volentieri. Uno per voi, uno per voi. Digli così, digli così, dico quello che ti se posso finire finisco volentieri. Ecco perché veniva fuori i giornalisti, magari ecco, venivano richiesti certi tipi di giornalisti. Gianni Brera, Vladimiro Kamenichi, Giglio Panza, ne potrei... Zanetti. Ora, se tu, Michel, mi vuoi mettere, con tutto il rispetto per i giornalisti di adesso, Italo Cucci, quei fenomeni lì, che quelli si parla di fenomeni, va bene? Di poeti, con i giornalisti di oggi, che se te guardi un articolo su un giornale, è 10 righe, lo potrebbe scrivere anche la mia figliola, perdonami, scusami, anzi forse lo scrive meglio lo scrive meglio allora, posso parlare ecco una volta allora. Te andavi a leggere il giornale e io allora, ti parlo quelli erano mostre sacre, ma questo non vuol dire bravo, che la categoria di oggi siano categorie ma perché di gente è cambiato a, il giornalismo livello. È cambiato ma, il giornalismo ma non è questione è così ti assicuro così. Probabilmente no, dovreste spaziare maggiormente l'orizzonte, non fermarvi soltanto all'organo ufficiale della Juve. Io guardate, ti apprezzo molto per questa difesa d'ufficio della categoria. No. Io c'è un giornale che difesa, da cacciola è una difesa non d'ufficio, Se proprio lo vuoi sapere, Michel, c'è un giornale che io non ci tocco. Sono tanti ragazzi bravi, tanti giornalisti di oggi affermati, non saranno Gianni Brera, questo, ma ce ne sono tanti bravi. Probabilmente forse non studiate abbastanza i giornali e le televisioni bravi, o bravi i siti, con la mano. La squadra proprio addosso. I giornalisti di una volta erano neutrali, capito? Anche se si vedeva che c'era una certa simpatia per una squadra, ma non te lo facevano vedere. Innegabilmente questa barriera, il modo moderno di fare informazione, che sia carta stampata, che sia radio, che sia giornale, che sia televisione, questa barriera è stata completamente abbattuta. Ma anche perché no, dove è scritto che il giornalista per forza di cose non può essere anche tifoso o simpatizzante? Benissimo. L'essenziale è essere obiettivi. Ecco, divisione è stata abbattuta. Ha detto Scanzi. Divisione è stata abbattuta. Non sono d'accordo con te. Completamente abbattuta. No, perché ci sono posizioni di giornalisti che dovrebbero essere, virgolette, oggettivamente neutrali,
ma siccome devono difendere il cortile, sono più degli ultra. Non sono d'accordo. C'è la pubblicità? Grazie, è troppo comodo. C'è la pubblicità. L'esperto conduttore di parte, tifoso pure lui. Perché tanto... Certo, ma dimmi, dimmi che non sono obiettivo. No. Non sono obiettivo. Se non mi fai parlare non sei obiettivo. La pubblicità. Non sono obiettivo, la pubblicità. I sintomi influenzali ti mettono KO. Puoi provare Vivin Duo, rapido contro febbre, congestione e dolori influenzali. Puoi iniziare ad agire dopo 15 minuti. E puoi passare rapidamente da KO a OK. Vivin Duo, quando il gioco si fa duo. Dopo l'influenza non riesco a ripartire. Io sì. Sustenium Plus, l'integratore energizzante con l'aggiunta di creatina. Sustenium Plus, la spinta che ti serve. È Menarini. Global Cargo. Tra i leader del settore trasporti e spedizioni internazionali. Le merci della tua azienda volano e navigano attraverso i 5 continenti. La gestione completa di tutto il processo operativo, dal ritiro in azienda al doganamento e consegna. Specializzati in spedizioni di tutti i tipi, anche merce pericolosa e trasporti dedicati. Global Cargo, spedizioni per le aziende. Da 20 anni in tutto il mondo. La storia del francescano affonda le sue radici nella Firenze popolare di fine Ottocento. L'antica insegna, pizzicheria e canova di vini ne testimonia l'origine di vinaio. Negli anni 70-80 divenne ritrovo abituale di celebrità dello spettacolo, Gino Bramieri, Vittorio Gassman e tutti gli sportivi, dal Pallone d'Oro 2006 Fabio Cannavaro al Re Leone Gabriel Battistuta. Trattoria Il Francescano, sapori d'altri tempi. Grazie a dentisti costantemente aggiornati e attrezzature di alto livello tecnologico, nei centri odontoiatrici Iris è possibile ritrovare il sorriso mediante cure per salvare i denti o, se troppo tardi, per sostituirli con l'implantologia. Nei casi più complessi e clinicamente idonei, il dottor Cesare Paoleschi effettua riabilitazioni anche con la tecnica degli impianti zigomatici. I centri Iris sono in Toscana e Liguria. Ambulatori della Misericordia è il vostro centro di riferimento per visite mediche e certificazioni sportive. Grazie alla professionalità del nostro team di medici, offriamo un check-up completo rispettando i più elevati standard di qualità. Vieni a scoprire le agevolazioni che abbiamo riservato alla tua società sportiva presso la sede di Campi Bisenzio in via Montalvo 8 e nel nostro poliambulatorio presente a Parco Prati. Ultimo blocco di trasmissione perché? Perché questa sera vogliamo chiudere questa domenica molto particolare che l'ho detto oggi alle 2:30 quando abbiamo aperto, lo ridico adesso. È una delle poche volte, io ho 43 anni che faccio questo mestiere, è la prima volta che ho visto il mondo sportivo inteso come amministrazione politico-sportiva rispondere così tempestivamente, così coerentemente e così compattamente a una esigenza, perché finora il mondo sportivo se n'era bellamente frocolato di tutto quello che succedeva tangenzialmente al suo mondo, perché questa emergenza coronavirus è stata immediatamente vissuta anche dal mondo sportivo, cosa, ripeto, condivisibile e corretta. Noi questa sera vogliamo chiudere lasciando un teatro, un teatrino, un momento, così come aveva definito molto intelligentemente Luca Calamai nella prima domanda di presentazione della conferenza stampa di Beppe Iachini, romantica, cioè Beppe Iachini contro Stefano Pioli, per cui vi riproporremo le loro due conferenze stampa dopo Fiorentina-Milan di ieri sera. Prima però abbiamo ancora un po' di tempo da trascorrere in compagnia di... che c'è? Perché mi guardi? No, perché volevo, tornando per un attimo alla giornata odierna e alle giornate precedenti, qui c'è il rischio che se non si risolve in qualche modo anche lo sport proseguirà. No, secondo me non c'è rischio. Ora, secondo me si andrà incontro a tante partite a porte chiuse. Allora, intanto abbiamo visto Inter-Ludogorets di giovedì sera è a porte chiuse. Secondo i siti
Greta, no? Controlla. Secondo sì. City c'è solo una partita. A rischio per ora di campionato Milan-Genoa, mi sembra. Per non farla disputare. Juventus-Inter a porte chiuse, Inter-Ludogorets di Coppa UEFA giovedì a porte chiuse. Però per gli aggiornamenti ora. Saranno molto, cioè cambieranno molto domani, anche però. Domani. Ma a porte chiuse sarebbe giusto, non lo so. Penso di sì. Perché se tu vuoi evitare, d'altra parte se non riesci a capire dove, da dove parte il ceppo, di capire di isolarlo, perché questo paziente zero, capisci, allora tu cosa fai? Non metti le persone nello stadio così, o dovresti controllare, che sarebbe una cosa difficile, 40.000 persone, lo capisci, ci vorrebbero giorni, ore e ore per controllare uno a uno, allora eviti, fai a porte chiuse, non c'è mica nulla di male, tanto le partite le guardi in televisione, saranno un po' meno pubblico, ogni tanto farebbe anche bene, così si sentono conto le società, che vuol dire quando aumentano i biglietti. Economicamente è una botta, non è per le società sì. Sarebbe anche ingiusto da un punto di vista sportivo, nel senso, ci può essere la squadra che è favorita da giocare con il pubblico, quella te non è favorita. È più importante preoccuparsi di questo aspetto o di evitare la possibilità di contagio? Stavo arrivando a una conclusione che sarebbe... Chi se ne frega se una squadra è favorita dal pubblico ma no, al di là pazienza. Per far capire che ci sono tanti elementi in gioco, e allora a quel punto credo che si possa anche prendere in considerazione l'ipotesi di dover fare a meno del calcio per qualche domenica. No. Tu non dici, puoi, sei sicuro? Non puoi. Se te lo impongo andare all'alto, voglio dire, non puoi. Ma lo stesso vertice che ti può imporre una cosa del genere sa che non te lo può imporre. Primo perché è problematico dal punto di vista, secondo me, come dice Angelo, sommessamente è una mia opinione. Certo. Secondo perché onestamente e sinceramente metteresti una complicanza su una complicanza in proiezione futura. Purtroppo... capitata questa cosa in una situazione estremamente particolare. In finale di stagione ci sono gli europei, le partite a porte chiuse permettono a questa attività comunque di andare avanti, per una volta si sacrificheranno le società che faranno meno incassi. Tanto c'hanno la quota degli abbonati. Sì. Tanto vai a vedere al botteghino, credo che Riccardo, conoscendo molto bene la storia juventina, me lo possa dire. Al botteghino ballano 4.000-5.000 biglietti, non di più. E sai perché cosa gliene frega le società di 4.000 biglietti? La Fiorentina quanti abbonati ha? Sì, 20? Questo posso essere d'accordo, allora, ma bisogna porte chiuse, vedere. Porte chiuse, le società se non ci menano per motivi nulla. Di ordine pubblico ti viene comunque concesso di giocare a porte chiuse, come dici te. C'entra. Non lo so. Non c'entra l'ordine pubblico. È una situazione talmente ingarbugliata. Ma non c'entra l'ordine pubblico. Non lo so. Non c'entra l'ordine pubblico. Io credo che le porte chiuse sarebbero anzi la soluzione ottimale. Si cerca di normalizzare una situazione anomala facendo in modo tale che questa situazione si cerchi di sistemare in un qualche modo. Certamente non possono andare oltre perché, come ha detto Giorgio, c'è gli europei, quindi devono per forza... Ma metti te quotidianamente... quotidianamente ogni ora c'è un aumento del numero delle persone. Posso, però l'economia in generale posso un attimino, se no allora, i giocatori che sono sottoposti non avranno il coronavirus. Se tu giochi nello stadio, intanto il coronavirus si attacca se tu stai meno di 2 metri, stai nella fuori, c'è tutta una serie di cose. I giocatori possono giocare tranquilli e giocheranno un pochino senza pubblico. Che problema si c'è? Quando si giocava nelle categorie inferiori si giocava con 20 persone. Si toglie il pubblico. Facciamo una cosa. Si toglie il pubblico e la partita di televisione la gente la possono dare uguale. Anzi incentivi potrebbero fare lo Stato sì una cosa intelligente, Giorgio, per farla vedere a tutti, fare un accordo con Sky in queste partite e farle vedere sulla Rai che la possa vedere tutti. Questa sarebbe una cosa intelligente. Le partite, no? Anziché a pagamento che uno deve andarlo a stare. Farle vedere sulla Rai mi sembra complicato. Ma scusa, potrebbero creare un canale open dove si vedono senza pagare. Chi non ha l'abbonamento. Così uno non va allo stadio. Stasera è veramente il sosia di Tommaso Moro, Angelo Pollina. Cioè, anche questa, se prima era utopia tutta la storia sul VAR, questo poi addirittura è fantascienza. Stasera volo alto, via. È troppo. Michel, ritorno sulla Fiorentina, possibile allenatore, preferisci Nicola o De Zerbi? Ma sinceramente non mi esalta nessuno dei due. Allora, fra Pioli e Chini poi nessuno, fra De Zerbi e De Zerbi mi sembra... Possono essere dei nomi possibili, no? Sì. Nicola ha avuto precedenti esperienze. Ho visto il Genoa di stasera, di oggi. Genoa ha giocato bene. Ha un bel centrocampo. Quindi...
può darti che è migliorato un po' in difesa, Michel, manca un po' davanti, perché in difesa ha preso... Se gioca così Genoa non retrocede. No, no, assolutamente. E chi retrocede come te? C'hai Sampdoria, Udinese e chi Torino. Secondo me non vi tirate fuori nessuno, fino a quelli che a 32 punti sono tutti coinvolti. Certo. Infatti, ha ragione lui quando dice che lo condivido. Massima attenzione. Massima attenzione. Perché sono coinvolti tutti. Sbagliate il calcio, ragazzi. Ricordatevi che Genova aveva 9 punti, perché ha ragione lui. No, in questo momento parliamo di Cicco. Stiamo parlando di numeri. Il Genova aveva 9 punti, aveva 9 punti qualche settimana fa, prima di fare il calcio. Si è riportato a 22, oggi ha perso male. Se parlate così sottovalutate... Penso male poi contro la Lazio. Che secondo me fino a quel livello lì sono tutti coinvolti. Sta attento. Poi lo vedrai. Ma di che parla? Ma di cosa state parlando? Ma, dimmi il terzo nome tuo. Dimmi il terzo nome che scende. Me la fate rivedere. Lecce, Torino, Sampdoria. Riccardo, dice così. Guarda, ma l'hai visto il primo tempo della Fiorentina? Guarda, Lecce, Sampdoria, Genoa, Brescia condannati. Via. Brescia, è il terzo ultimo posto. Lecce. Contento Michele Tosciani. Contento Michele Tosciani. Via. Mi dispiace, no, io vedo questi tre. L'Udinese si salva a mani basse. La Fiorentina nemmeno la nomino. Io nemmeno la nomino. Vabbè, a Udinese fuori casa. Il Torino deve cominciare a fare punti, però la vedo. Spal, Brescia e Lecce. Volete fare noi? Facciamo. Le scriviamo. Possiamo registrare. In questo momento credo che la crisi sia alla Sampdoria. Perché anche l'anno scorso ho sentito questi amici. Però un secondo. Riccardo, no, Lecce. Un secondo, perché io guardavo anche l'anno scorso, quando la Fiorentina aveva 27 punti in più rispetto agli altri, io dicevo attenzione, non ha spazio, si salvava l'ultima giornata. Ma questo non voglio dire della Fiorentina che sia tutta questa facile ottenere, non la trovo io. Ha ragione Michel. No, io starei attento fino all'ultima giornata. Io parlo... E state attenti perché quest'anno qualcuno paga il prezzo. Perché quelle squadre stanno dietro, si sono migliorate molto, compreso la Sampdoria, non guardare, ne ha presi 5 alla Fiorentina perché su 3 minuti ha preso 3 gol. Faranno girare molto le scatole, bisogna stare molto attenti. Dimmi il nome di chi retrocede. Secondo me 4 o 5 squadre sono coinvolte tutte. No, scegliene una. Io l'ho scelta tre. Non ne scelgo. Sceglietela anche voi. Riccardo l'ha scelta. Michele Spalle e Brescia sono andate. Dammene una. In questo momento la squadra più in crisi è la Sampdoria. Per Brescia e Sampdoria. E io ho Lecce. Per Riccardo Lecce, per te? Per me... Vuoi rivedere la classifica? No, ce l'ho totalmente. Io con i numeri. Io penso che il Lecce sta giocando molto bene, perciò non e chi ci metti? Però c'ha queste cose, oggi ne ha prese 4. Sì, che ha prese 4, perciò chi ci metti? Sampdoria, Genoa, Torino. La terza è un incontro. Ti dico che se la gioca, io te posso dire così. Se la gioca Sassuolo, Fiorentina, Udinese, Torino. E vabbè, allora non rispondi. No, però, e non rispondo, una di queste se la gioca. Devi rispondere. Scegliela una. Una la posso scegliere, perché secondo me questi lì sono tutte alla pari. Io e Michel si è scelto. Scegliela anche te. Da casa ti sollecitano. Scegliela. Ti prego. Siete contenti? E Milan? Siete contenti? No, dai, facciamo sempre. No, perché ragazzi, se vi dico la posso scendere. No, la posso scendere. Perché io non zona Cesarini, quando il campionato arriverà alla fine, sarà un arrivo in volata. Sarà un arrivo in volata. Io dico due di sotto, il resto se la giocano in volata. Se qualcuno vuole sottoscrivere, come anche probabilmente lo rivediamo poi, ora rivediamo. Come anche lo scudetto probabile, cioè, non arriva in volata. Lo scudetto non lo vince la Juve. Non lo vince l'Inter, non lo vince la Lazio. E chi lo vince? Nessuno. Dovendo scegliere fra questi due per far piacere Nicola a te, dico De Zerbi. De Zerbi. Preferisci un allenatore simpatico fra o un allenatore De Zerbi rispetto a Nicola? Come dice Sonia. Non so rispondere. Preferisci un allenatore simpatico o un allenatore vincente? Questo è il messaggio che è arrivato a te. Da Sonia. Certo. Riferito a Sosa. No, porca miseria. Il guai di Sosa, te l'ho detto prima, è che si è fermato alla fine del giro della andata di quel campionato. La società. Lo so. Udinese-Fiorentina di sabato finisce se si gioca. Se si gioca. Ecco, vedi, Udine è un altro discorso. È un posto vicino. Se vince a Udine, allora si può ragionare. Scusa, ti do una notizia. L'Austria, per farti capire come sono gli errori che sono fatti, sono le frontiere con l'Italia. Dice un governo un po'. No, ma non è un problema di responsabilità. Come fanno a chiudere tutti i treni? Questa notizianza, i treni con l'Italia chiusi. Ferma la frontiera. Chiudi. Ragazzi, noi ci stiamo preoccupando di calcio. So che può essere strano, ma ci preoccupiamo di calcio. Udinese e Fiorentina, mi interessava la tua conclusione. No, come logica di un pareggio. Se vinci. Se vinco hai fatto un passo avanti importante. Per raggiungere la salvezza. Siamo sempre lì, quello è sempre l'obiettivo. L'obiettivo è la salvezza, poi una volta che hai fatto 40 punti,
poi molli e poi divertirti. No, mollare no, però cercare di capire 42 bene punti. Fai 42 punti. Che cosa di questa squadra attuale è valido anche per una formazione l'anno prossimo, come ripetutamente detto dalla proprietà, voglia essere competitiva. L'ultima di commisto dall'America ha detto non voglio aspettare tanto per vincere, quindi vediamo. Giustamente, posso dire io l'anno prossimo allora, se la Fiorentina vince fa un bel salto in avanti e stacca il latte, se pareggia rimangono sempre così, ma se perde un casino. Beh, come sintesi mi sembra molto chiaro, molto preciso. Riccardo Gambelli, domenica sera c'è Juventus-Inter, mi dai il tuo pronostico? Allora, dico subito una cosa e non se ne è parlato. Secondo me psicologicamente non aver giocato stasera, Conte avrebbe voluto giocare stasera secondo me, perché un conto andare a giocare mentalmente, parlo, uno scontro diretto a 3 punti invece che a 6. Quindi è una partita dura. Ha sbagliato il 3-2 il Bordeaux, non vi preoccupate, non è impazzito. È una partita difficile per la Juventus, molto difficile. Il 2 non lo vedo. Però il pareggio può venire fuori tranquillamente. Buon risultato per la Juve. Come? Buon risultato per la Juve, il pareggio. Un buon risultato per la Juve per il semplice motivo che c'ha, in questo momento c'ha bene o male 6 punti. E guarda, psicologicamente... Ma perché? Questa è una sottolineatura che mi faceva fare ieri sera giustamente Vittorio Betti. Perché tutti presentano il duello Inter-Juve e nessuno si fila alla Lazio? Io, ripeto... Non ci credi? Io... Ma può darsi che poi mi sbaglio la Lazio, se non ricordo, e la Lazio se vince lo scudetto con l'Inter, la Lazio vince e va avanti la Lazio, sì, ma deve sopra attorino. La Lazio io però Lazio la sfaldatura gioca bene. Io ancora la Lazio non riesco a vederla come una probabile vincitrice. Hai visto la partita può stasera? Darsi che mi sbaglio. Ecco, devo dire, la Lazio oggi ha fatto il consueto gioco bello, questo Immobile scatenato, però dietro ha avuto qualche problemino. Qualche un eufemismo. Continuo a pensare che l'Inter di Conte è l'avversario a tutti. Domenica c'è Juve Inter. Domenica sera. Sì. A porte chiuse. Dovrà restare. Allora, se vince la Juventus, se gli dà una bella mazzata. Ma tanto lo scudetto Juve non vince nulla quest'anno. Non vince nella Coppa Italia, lo scudetto. Così sono contenti a casa, io devo dire questa roba, sono contenti, così sono contenti, vanno più felici a letto, perché Pollina ha detto questa roba, che problema c'è? Se tu gli dici che vinci si arrabbia, invece io dico così, tranquillo, chi lo vince lo spettacolo? Nessuno. No, insomma, non è facile. Vicolato. Io ero ritornato sull'argomento. Comunque, perché deve essere dura fare? Perché la partita che vale un campionato, giocarla a porte chiuse mi sembrerebbe... Lo so, Michel, però non c'è altra soluzione. Lo capisci che il rischio è troppo alto fra i tifosi che vengano da Milano che guadagna all'Inter. Intanto c'è un caso in Piemonte. Sì. Però ci sono i tifosi dove venire da Milano, ci sono dei casi a Milano che domani non so cosa rinviare, recuperarla chissà quando. Cioè, non è quello il problema. Perché anche questo dice non si gioca e si recupererà. Ma quando? Perché ci sono le partite di Coppa Italia, le Champions. Quando finirà l'esigenza di prendere provvedimenti? Si stavano preparando. Secondo per me, Michele, non è la partita certamente senza pubblico, però la giochi tranquillamente. D'altra parte, la giochi tranquillamente. Te l'ho detto, ho lanciato l'idea che il mio amico Giorgio l'ha presa al volo per tutta la gente che così può vedere la partita. Fare un canale, faccio un bel gesto dove tutti i cittadini la guardano tranquillamente. Ma credo che la burocrazia imperante in questo paese Sky fa, impedirà una cosa del genere. Impedirà perché. Vabbè, no, non lo voglio dire, perché se ci fossi io lo fai, perché tu in quel momento che sto dicendo ti adegui e dai a tutti i cittadini la possibilità. No, la possibilità. Come finisce Juve-Inter? Come finisce? Risultato di Juve-Inter, di domenica sera. Purtroppo devo dire contro il mio amico Antonio Conte, che è un altro allenatore che adoro insieme, che ha fatto grande l'Inter, perché i suoi punti sono 2, questa giornata che dice Michel un po' gli costa questi 3 punti, mentalmente, perché se conosco lui mentalmente non dorme, no, perché stasera avrebbe voluto vincere, stare sempre certo, a 3 punti, certo. Però ti devo dirti, Giorgio, la Juve che ho visto ieri, in 22 settimane fa, ti avevo detto che l'ho vista molto bene, sta trovando la gamba, cioè quando dicevo ancora le gambe pesanti, vedi ieri al di là arrivando il periodo Champions. Ecco, bravo, ha sbagliato tantissimi gol, però una che prende, una traversa, un palo, un gol sbagliato, ti devo dirti, la vedo in palla.
il risultato lo metto uno fisso. Hai ragione, soprattutto perché l'avversario di sabato era fondamentalmente forte, la spalla. Non importa, Giorgio, guarda, quando giochi queste partite vincenti periodi può avere anche l'avversario scarso, lo vedi a come girano le gambe e come tu giochi nella metà campo degli altri, rischi poco, quando prima hai giocato con squadre dello stesso livello hai rischiato, questo è come vedo io il calcio, naturalmente, certo, sommessamente. È molto più facile la partita di Lione e quella con l'Inter, su questo secondo me sì. È anche più facile vedere giocare bene la Juventus a Lione che con l'Inter. Perché in Coppa gioca un altro perché passo. L'Inter se arriverà a Torino chiusa e giocherà in contropiede, come gioca Antonio Conte. Come non gioca, perché l'Inter continua no, a questo non sei ingiusto. Non gioca. Questo sei ingiusto. Non sono d'accordo su questo non ingiusto. Gioca. L'Inter non ha un gioco, ragazzi, quando mi dite che gioco all'Inter. Conte ci ha vinto 3 scudetti con questo tipo di gioco. Ha vinto anche in Inghilterra, ti vorrei dire, ha vinto anche la Coppa d'Inghilterra. In Inghilterra giocava leggermente diverso, però io ho visto bene i 3 scudetti dell'Inter e c'è molta di questa della Juve di quel tempo in questa Inter. Dammi retta, Giorgio, fidati. Sì, sì, io mi fido, ma continuo. Antonio Conte è il più forte allenatore, cioè... Ti riguarda, siccome abbiamo fatto un excursus nel giornalismo che conta. Pensavo Angelo Gianpaolo potrebbe patrocinare una doppia panchina. C'era un tempo doppia panchina, sì. Bernardini Berzotto. Gianpaolo Ormezzano? No, Paolo Sosa Conte. Sì, si ammazzano. No, non so, però, uno più cattivo di quell'altro, più antipatico. Allenatori sono 35 secondi. Gianpaolo, due allenatori bravissimi, giocano un calcio diverso. Ti devo dire, mi piacerebbe, dopo aver visto quello di Conte, mi piacerebbe vedere alla Juve quello di Sosa. Gianpaolo Merzano faceva questa distinzione: non sempre il più forte è il più bravo. Conte è forte o è bravo? Giorgio, sta prendendo a pallonate il Paris Saint-Germain, poi perderà anche. Ma vederlo giocare grande Sosa mi sta facendo Conte aprire il cuore. Quello è bravo. È un motivatore, distrugge. L'ha visto Michel? Bravo. Appallonate. Come allenatore, è forte o è bravo? Ormezzano diceva, Gimondi è bravo, Merckx è il più forte. In quale delle due categorie ascrivi Antonio Conte? Ti sta mettendo in difficoltà. Ora, Gimondi, lui vuole l'altra Conte risposta. Gimondi Merckx non c'è paragone, quello ha vinto 800.000 corse. E quindi... È il più forte. Ma uno può essere il più bravo. Non sempre il più bravo vince. Sì, sì, è vero. Merckx non sempre il più bravo vince. Questa è la teoria di Giorgio, la condivido. Anche nel calcio è così. Non sempre il più bravo vince. A volte vince quello che è più forte. Addirittura non vince di solito. Veniamo alla pratica. Sì, poi ci dobbiamo fermare. Conte è il più grande motivatore. Bene. È uno che passa delle camere. Che non vuol dire essere più bravo, Che non vuol dire essere il più bravo. Poi magari i giocatori dopo 2-3 anni... Però... Signori, vi lasciamo in compagnia di Stefano Fioli, Beppe Iachini. Grazie a Riccardo Gambelli. Grazie in bocca voi, al lupo per domenica sera, tanto vince la Juve. Grazie a Angelo Pollina, ci vediamo domenica sera. No, mercoledì ci vediamo. Ah no, bravo, prima mercoledì perché dovremo salutare la vittoria della Juve. Io naturalmente faccio gli scongiuri. Una M sola. Faccio gli dovremo salutare la vittoria della Juve contro il Lione, poi ci vediamo e anche quella sera del Napoli col Barcellona. Napoli col Barcellona e poi ci vediamo domenica sera dove la Juve batte l'Inter. Vabbè. Così sei a posto. Noi vinceremo. Ah ecco, detto così mi piace come conclusione. Ci vediamo domenica sera anche con domenica te così guarderai. Con Greta invece ci vediamo venerdì. Adesso Stefano Pioli, Beppe Iachini. Grazie a Leo in studio e a Giovanni Testa in regia per questa domenica lunghissima ma piena di contenuti e soprattutto fatta con affetto per voi. Sintomi influenzali ti mettono KO. Puoi provare Vivin Duo, rapido contro febbre, congestione e dolori influenzali. Puoi iniziare ad agire dopo 15 minuti. E puoi passare rapidamente da KO a OK. Vivin Duo, quando il gioco si fa duo. Dopo l'influenza non riesco a ripartire. Io sì. Sustenium Plus, l'integratore energizzante con l'aggiunta di creatina. Sustenium Plus, la spinta che ti serve. È Menarini. Piazza Santa Croce, cuore pulsante della vita fiorentina, si offre come cornice perfetta per accompagnarvi in uno dei più antichi locali della tradizione cittadina. Qui vi attende Baldovino Bistrò, ristorante ruffiano dalle mille vesti. Strizza l'occhio al turista per un pranzo veloce, amica alla coppia che lo sceglie per una cena romantica, complice nei pettegolezzi di due amiche davanti ad un aperitivo dopo lavoro. Il tutto sotto gli occhi divertiti di Dante.
il primo vero bistrò di Firenze. Baldovino, dal 1996. Vuoi che la tua auto parta al primo colpo? Autofficina Mauro. Dopo una trentennale esperienza Renault e Dacia, abbiamo rinnovato le attrezzature per poterti dare assistenza su ogni marchio. Chiamaci e mettici alla prova. Autofficina Mauro. Zona Firenze Sud. Efficienza e sicurezza. Per te e per gli altri. Global Cargo. Tra i leader del settore trasporti e spedizioni internazionali. Le merci della tua azienda volano e navigano attraverso i 5 punti. La gestione completa di tutto il processo operativo, dal ritiro in azienda allo sdoganamento e consegna. Specializzati in spedizioni di tutti i tipi, anche merce pericolosa e trasporti dedicati. Global Cargo, spedizioni per le aziende. Da 20 anni in tutto il mondo. Il tuo pranzo di lavoro veloce, ricco, saporito, cucinato come si deve al prezzo giusto? A Prato la risposta è troppo facile. Bar Valentina. Sì, proprio loro, quelli che aprono alle 4:45 del mattino. Quelli che pagano le tue bollette, quelli che ci sono sempre. E lo volete un consiglio? Assaggiate i panini del Bar Valentina. Fantastici, come un gol di Leo Messi. Bar Valentina, a Prato, via Roma. E non aggiungiamo altro. Poi improvvisamente da diciamo metà secondo tempo, quando resta in 10, comincia a giocare, comincia tu, naturalmente l'hai anche di risposta diversamente in campo, tentando insomma il tutto per tutto, però c'è stato un cambiamento. Invece nella prima parte onestamente aveva un po' subito, guarda, il Milan. No, ma sì, però alla fine oggi avevamo preparato la partita in una certa maniera per cercare poi di andarla ulteriormente a forzare qualora non fossimo riusciti a fare e a sbloccarla prima. Detto questo, la squadra oggi doveva tenere fuori lontano dalla porta Ibrahimovic, non entrare in area. Abbiamo fatto diverse volte fuori gioco, abbiamo sbagliato un'occasione solo nel primo tempo, c'è stata sul nostro errore nella lettura dell'onda difensiva e di mettere in fuori gioco gli avversari, però poi per tutta la partita non abbiamo rischiato quasi niente, quindi abbiamo concesso pochissimo. Dobbiamo migliorare, come avevo detto in sede di conferenza, nelle uscite, nel palleggio, perché a volte non leghiamo, sbagliamo nella prima uscita e questo non ci consente poi di alzare, di andare a creare dei presupposti in più, anche se nel primo tempo siamo andati alla conclusione in diverse occasioni, anche nel primo tempo. Nella ripresa siamo ripartiti in maniera giusta, direi, purtroppo è arrivato un gol su un infortunio, che tra le altre cose c'è stato un mezzo fallo su Castrovilli, no? Che ha fatto ripartire quell'azione lì, però dobbiamo essere più attenti, ovviamente un infortunio che capita non nel calcio, però la squadra non si è abbattuta, questo è il nostro spirito, quello che chiede ai ragazzi, non mollare mai, andare sempre in tutte le situazioni, ribaltare le situazioni anche negative, reagire con forza, andando anche a giocare. L'idea di andare a cambiare modulo era già previsto, di togliere Çalhanoğlu la possibilità di venirci a chiudere con regista sotto e di andare con i due centrocampisti, quindi era già preparata già da diverse settimane che stiamo preparando questa soluzione qui e oggi era nella mia idea anche in parità numerica di poterla andare a fare nell'ultima mezz'ora, poi c'è arrivato 20 minuti e mezz'ora, è arrivata l'espulsione e sono andato avanti col mio progetto tattico di andare a forzare lo stesso la situazione e alla fine se avessimo vinto la partita ritengo che non avremmo rubato nulla. Ecco, proprio questo ti volevo chiedere, perché a parte non è la prima volta che 10 contro 11 arriva qualcosa importante, in Coppa Italia con l'Atalanta 10 contro 11 arriva il gol di Lirola. Ecco, quello che colpisce di più per il tuo lavoro in questo momento è il carattere, cioè questa squadra che per esempio oggi quando ha pareggiato 10 contro 11 ha cercato di vincere la partita a tutti i costi e ci è andata veramente a pochi centimetri dalla vittoria. Sì. Questa è la cosa che ti fa più piacere o no? Ma è chiaro, dopo 45 giorni come dicevamo di lavoro non possiamo pretendere che tutto sia perfetto, però la squadra stiamo lavorando per migliorare le uscite dal palleggio basso, per cercare di trovarci ancora di più. Oggi l'abbiamo fatto in alcune circostanze non bene per essere così puliti, però a livello tattico di organizzazione difensiva rischiamo poco, nello stesso tempo stiamo lavorando sulla fase come dicevo di possesso e nel secondo tempo siamo venuti fuori, quindi la condizione fisica sta migliorando, stiamo migliorando l'intensità, stiamo migliorando le letture nel riconoscersi e quando proviamo a variare qualcosina anche sul tema tattico, visto che ci lavoriamo durante la settimana, i ragazzi si riconoscono alla stessa maniera, perché dobbiamo essere anche imprevedibili sotto questo aspetto.
e l'importante è che la squadra alle avversità le affronti sempre a testa alta, a petto in fuori, per cercare di vincere sempre, perché quello è il nostro obiettivo come squadra, sia in casa che fuori casa, cercando sempre di portare a casa i tre punti. I ragazzi oggi ci hanno provato fino in fondo, quello che chiedo a loro è sempre questo, e quindi anche in inferiorità numerica, e ripeto, oggi alla fine per le occasioni nitide create ritengo che meritavamo più noi che non gli avversari i tre punti. Buonasera Iachini, io devo fare i complimenti per i correttivi che ha fatto effettivamente nella squadra in 10, Igor specialmente, più di Cutrone stesso, per tamponare sulla fascia Castiglieco, è stata una sua scelta molto oculata, questo mi è sembrato... Ma dovevamo fare due cose, cercare di non perdere l'equilibrio, nello stesso tempo andare a insistere e forzare, ti ripeto, questa è una situazione che avevo studiato nella mia seconda partita oggi, studio sempre due o tre partite, la prima era di un tipo, la seconda c'era questa doppia scelta di andare a forzare in una maniera su un esterno e dall'altro andare a mettere un giocatore che mi desse sicuramente lo stesso motivo di ampiezza, di accompagnare relazione, ma nello stesso tempo anche un equilibrio, no? Dalla parte opposta per poter andare poi a legare la squadra e non squilibrarla nel momento in cui dovevamo andare a attaccare. Era previsto di farlo in 11, l'abbiamo fatto in 10, però sono stati bravi i ragazzi a interpretarla bene senza rischiare più di tanto e a tenere sempre la squadra in maniera offensiva ma con equilibrio per cercare di portare a casa i tre punti. In tutta onestà le stavo chiedendo, il calcio di rigore è molto discusso. Ma io ho visto che Cutrone stava calciando in porta, è andato, Romagnoli è andato a ostruirlo di taglio in corsa e ha fatto sì che sul piede d'appoggio lui perdesse l'equilibrio per calciare. È stato rivisto anche la VAR, quindi il rigore, secondo me è il rigore. Senta, ci piove. Lei ha spiegato che aveva preparato questa partita da tempo, in questo modo, eccetera. No, da tempo, in settimana. Da settimana, insomma. Vabbè. Però i primi 70 minuti la Fiorentina, difendendosi in 5, ha sofferto abbastanza, non abbiamo dato a loro 2000 occasioni, ne hanno avute una. Eccetera. Però non abbiamo nemmeno creato tantissimo. Dovevamo fare meglio in fase di possesso. Certo. Io le domando, il dubbio di dover schierare eventualmente una squadra con un diverso assetto tattico, vale a dire 4-3, lei è venuto oppure no? Fra 5 difensori all'inizio e dopo abbiamo visto una Fiorentina completamente diversa, al di là del fatto fossimo in 10, fossero passati 70 minuti, però 3-4-3 sembra per questa squadra che ha difficoltà ad andare avanti, cioè a giocare a possesso, mi sembra un po' un problemino, però io magari non ci capisco. No, ci capisci, perché io sto lavorando anche su questo aspetto, soltanto il nostro percorso iniziale era quello di recuperare dei ragazzi sul piano della condizione per poter fare determinate cose. Ora stiamo lavorando, ci stiamo costruendo anche un vestito come alternativa, no, di un certo tipo, per poter andare a essere anche imprevedibili, no, e poter fare varianti. Lo abbiamo fatto in certe partite a Milano con l'Inter, lo abbiamo fatto a Torino con la Juventus, ci stiamo continuando a lavorare per poterlo fare in maniera ancora efficace, però abbiamo anche da dover migliorare alcuni aspetti e su questi stiamo lavorando per poter reggere anche in equilibrio, no? un altro tipo di atteggiamento tattico, e quindi questo è, ripeto, solo con il lavoro settimanale potremo andare a riconoscerci in tutte e due le situazioni tattiche, però questa è una situazione che stiamo facendo. Oggi 3-4-3 non l'abbiamo potuto fare perché eravamo con uno in meno, quindi abbiamo fatto 3-4-2 con Chiesa che faceva l'esterno di là e con le due punte, però ripeto, a me fa piacere che la squadra sappia interpretare diverse situazioni tattiche e oggi i ragazzi sia a 3 che a 2 e mezzo lo hanno fatto bene con equilibrio, con letture giuste, e su questo stiamo lavorando per cercare di arrivarci. Andrea. Mister, salve, velocissimo, volevo capire il rigore è stato conteso, perché abbiamo visto che voleva tirare Cutrone, poi no. I rigoristi sono segnati, ecco. Sono segnati. Ma ecco, questa cosa c'è qualche strascico, perché immagino Cutrone non c'è strascico. No, non c'è strascico. Padre è diventato bene, sta lavorando bene. Primo rigorista è Pulgar, ha calciato Pulgar. Poi a seguire c'è una lista di rigoristi, capisco la voglia delle cose, però decide l'allenatore. Beh, buonasera Beppe, ho visto questo Cutrone che mi ha colpito per come è entrato dentro la contesa. Quel tuo pensiero, anche riguardando le parole di Ubaldo, quel 3-4-3 con quei tre là davanti, ho visto un pezzone dello spezzone di Udinese-Bologna.
se tu sieni 3 punti per il tridente a Udine, guarda, questo tridente così dall'inizio. Guarda, stiamo lavorando, qualcuno deve stare fuori dopo. Dovevamo tenere fuori Castrovilli, tenere fuori qualcun altro. Non si gioca in 12, non ci vanno, gioca in 12, mi sa tanto. E quindi bisogna vedere di volta in volta che le situazioni come stanno, singolarmente i ragazzi, se riescono a tenere il campo a livello di condizione fisica. Ci stiamo lavorando, come dicevo al collega, in maniera assidua per poter avere miglioramenti, ma in migliore equilibrio e poter avere una variante di lettura anche negli avversari diversa, perché a volte attacchiamo in una maniera, a volte in un'altra. Questa imprevedibilità ci deve portare a casa dei vantaggi, no? Farlo in una maniera o farlo nell'altra, però queste sono cose che di volta in volta valuteremo per poter andare a, poi a andare a insistere e a farle nella maniera migliore. Però vedo che la squadra risponde, dà disponibilità, questo è quello che mi interessa, e che comunque abbia un'organizzazione giusta e soprattutto una mentalità e un atteggiamento giusto dal primo al 95esimo minuto per prendere 3 punti in casa e fuori casa. E questo, su questo stiamo lavorando per, e abbiamo margini di crescita per arrivarci. Okay. Ancora. Abbiamo l'ultima. Ecco, Beppe, ciao. Allora, velocissimo. Castrovilli, l'hai nominato poco fa, è uscito per tua sostituzione tattica oppure per un affaticamento o qualche cosa? No, no. Grazie. Non dimentichiamo che Gaetano, quello che ha avuto, non dimentichiamolo, perché non è che ha avuto una cosa semplice o facile da superare, quindi sta riprendendo, è stato fermo 10-12 giorni, sta riprendendo una condizione migliore, quindi ha avuto insomma un colpo non da ridere, e quindi è chiaro che stiamo cercando di recuperarlo nello stesso tempo nell'ottica della continuità della partita. È chiaro che magari dei 3 centrocampisti in questo momento era quello che magari poteva avere un finale un po' più faticoso, ed è uscito per questo motivo, perché fra i 3 i 2 più freschi che potevo avere, che mi sarebbero arrivati alla fine della partita, erano Duncan e Pulgar. Quindi oggi era, la lettura era questa, poi l'altra prossima settimana vediamo di volta in volta la crescita anche di condizione fisica di uno o dell'altro, perché poi siamo legati anche a queste situazioni. Okay. Che di volta in volta possono cambiare. Ancora una. Salve mister, buonasera. Sì. Le volevo chiedere una cosa, nelle prime conferenze parlava di paura di giocare in casa e no, forse no, per paura. Qualche minuto un pochino si è rivista, soprattutto no, nella paura. Prima frazione, però dal momento del rigore anche i ragazzi hanno avuto una reazione diversa. È da queste partite forse che si cambia l'atteggiamento per una stagione da finire? Ma su questo aspetto anche mentale dobbiamo lavorarci ancora sicuramente, perché magari in qualche circostanza giochiamo meno in verticale e facciamo il passaggio più indietro. Queste sono cose che ci dobbiamo ovviamente lavorare ancora per migliorarle, per avere una crescita continua. Però ripeto, oggi ci è mancato, come si è successo nell'altra partita, qualche passaggio fatto meglio in uscita, nelle gare abbiamo perso qualche pallone facile da tenerlo invece che da buttare. Però sono cose che vediamo sul campo, ci lavoriamo, vediamo al video, le correggiamo, e quindi di volta in volta le dobbiamo migliorare per andare poi a eliminare questo discorso qua, che si elimina da solo attraverso il lavoro, la tattica, il riconoscersi in campo dove è il compagno, il sapere come dobbiamo preparare le farle sempre meglio con personalità. Quindi abbiamo margini di crescita e di poter lavorare sempre meglio. La ridda dei sentimenti che ha avvolto il tuo animo questa sera a Firenze, soprattutto ricordando a storie tutto il tuo passato, penso che ho visto con gli occhi lucidi a un certo punto. E poi, se mi consenti, l'arbitro stasera, un arbitraggio che ha penalizzato ancora una volta il Milan in modo pesante. Grazie. Sì, che sia stata una serata emozionante per me sicuramente, sì, ma Firenze così, ho sempre vissuto emozioni forti qua, e poi tutti sanno che abbiamo passato una situazione che ci ha unito, ci ha compattato, e non mi riferisco solamente a me, ai giocatori, allo staff, alla società, ma anche tutto l'ambiente. Quindi mi ha fatto sicuramente piacere, perché sono stato bene qua. Le responsabilità sono nostre sicuramente, perché per 70 minuti credo che il Milan abbia giocato bene, la squadra padrona nel campo senza rischiare tanto, creando, e dopo invece abbiamo sbagliato a non continuare a giocare così, ma essere più superficiali, più leggeri, con degli errori che non si commettono. Però il rigore non c'era,
assolutamente, dal campo la dinamica era chiara, quindi secondo me già è un errore fischiarlo, ma non capisco, mi è difficile da accettare il fatto che la tecnologia non abbia aiutato l'arbitro a rimediare un suo errore. Salve. Salve, io volevo sapere, siccome hai parlato più volte della un po' di, non so se un eccesso di presunzione che c'è stato in campo quando dal 70° in poi il Milan non è stato più quello di prima. Ecco, quando queste cose succedono, un allenatore come se lo spiega? Cioè è un giocatore, sono tanti giocatori insieme, è l'allenatore che non riesce a trasmettere ai giocatori quello che dovrebbero fare, sono loro che sono giovani. Ecco. È un insieme di cose, Io credo che la squadra probabilmente mentalmente sentiva così, si è sentita così padrona nel campo che stava troppo sicuro di sé e si è fatta prendere anche dall'entusiasmo. Abbiamo preso un contropiede ancora prima del rigore, insomma clamoroso, con tutti i giocatori, tutti i centrocampisti sopra palla, solo tre difensori dietro, ok, capisco che, ed è anche giusto cercare di vincere la partita, di raddoppiarla, ma senza equilibrio, senza lucidità, poi fai fatica. Infatti poi abbiamo rischiato di compromettere una partita, abbiamo comunque compromesso, perché per noi il pareggio non è il risultato che volevamo, e quindi abbiamo compromesso una vittoria che avremmo anche meritato per i 70 minuti che abbiamo fatto, ma che non abbiamo meritato poi per gli ultimi 20. Ciao Stefano, senti, ciao. Con Beppe Magliachini vi siete parlati anche dopo la partita o vi siete salutati solo prima? No, ci siamo salutati qua, perché dopo la partita io ero arrabbiato con la squadra, ero arrabbiato con l'episodio che c'è stato, quindi no, con Beppe con gli altri non ci sono problemi, nel senso che ognuno fa la sua partita. La Fiorentina è stata brava sicuramente negli ultimi 20 minuti ad avere un atteggiamento diverso, le responsabilità sono sicuramente nostre e l'episodio ci ha sicuramente poi penalizzato, perché poi è vero che abbiamo rischiato qualche contropiede, ma è altrettanto vero che poi invece in quella situazione lì la squadra era messa bene, mancavano 5 minuti alla fine, però le partite durano 95 minuti, ormai anzi quasi 100, e noi non siamo stati così attenti, così determinati per tutto l'arco della partita e dobbiamo essere più bravi anche a reagire alle difficoltà, perché anche dopo il rigore comunque c'erano ancora 8-9 minuti per cercare di vincere, invece abbiamo avuto una reazione non così veemente. Mister, buonasera, due buonasera. Cose. La prima, che cosa ha pensato quando è stato tolto il gol a Ibrahimovic? Al di là che dal regolamento ci sta, però era una prodezza sensazionale. Peccato. Oddio, il regolamento ci sta, però aveva il braccio attaccato al corpo. Però ormai ci sono delle situazioni che ormai sono così standardizzate che come un difensore salta di testa e apre con le braccia gli viene fischiato male, fallo contro, come ti tirano addosso un pallone addosso la mano ti fischiano o il rigore o il fallo, non so, non è che mi faccia impazzire questa situazione, però così è, quindi è un peccato perché aveva fatto un grande gol e se lo sarebbe anche meritato. L'altra cosa, immagino abbia guardato prevalentemente i suoi giocatori, ma che Vlahovic ha trovato? Lei che l'ha avuto un anno e mezzo qua. Sicuramente Vlahovic è cresciuto, no? Normale che sia così, era giovanissimo quando l'ho avuto io, è cresciuto tanto, era già cresciuto l'ultimo anno andando soprattutto nella seconda parte di stagione a giocare con la primavera, e poi sicuramente quest'anno sta facendo dei miglioramenti importanti. Ok, siamo l'ultima domanda, prego. Sì, buonasera, soltanto una curiosità, Donnarumma, le condizioni come sta? Ha subito un trauma alla caviglia che poi dopo gli si è un po' distorte, quindi è una distorsione alla caviglia, però non so ancora l'entità, non credo, mi auguro che non sia niente di grave. Grazie.